Ok, perfetto, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti alla sessione su studi elettorali, in particolare le geografie elettorali, nuove mappe per leggere i territori, è una sessione in cui ci saranno quattro interventi, quattro speakers e io mi organizzerei in questo modo, eh, abbiamo due ore quindi farei un cappello introduttivo e successivamente darei una ventina di minuti ai vari relatori e poi... Visto se c'è tempo, prevederei, quindi una ventina di minuti in media, quindi se qualcuno parla meno e qualcuno parla in più va bene, e poi successivamente darei dare la possibilità al pubblico di intervenire sulle eh, diverse relazioni che presenteremo. Ecco, come dicevo, volevo introdurre un po' l'argomento e quindi creare un po' il, un collante tra i diversi interventi. Dei quattro, dei quattro relatori. Allora, per quanto riguarda il discorso sugli studi elettorali prima e dopo il voto, vorrei fare un inquadramento metodologico e legare il tutto al paradigma informazionale che sta alla base dei processi di acquisizione di nuova conoscenza, quindi il tema principale della conferenza è appunto dall'incertezza alla decisione consapevole, un percorso da fare insieme. E due ingredienti fondamentali di questo processo di acquisizione di nuove conoscenze e sono appunto l'incertezza e, e, e la decisione. E vediamo come si possono contestualizzare questi aspetti all'interno degli studi elettorali. Eh, gli studi elettorali sono evidentemente caratterizzati dall'evento voto e quindi da una fase per così dire preelettorale, prima dell'accadimento dell'evento voto e una fase Post elettorale. Nella fase preelettorale eh, le questioni metodologiche che devono essere affrontate sono molteplici. Una di queste, che sta alla base, è fondamentale per, per realizzare e quindi affrontare l'evento elettorale, è la definizione di particolari domini: sono domini elettorali, sono proprio i collegi elettorali. Collegi elettorali che sono utili non soltanto alle finalità per finalità elettorali, ma anche per altre finalità, che sono, ad esempio, la definizione di unità territoriali di riferimento, che consentono di effettuare delle analisi socio-economiche a livello territoriale. In questo caso, avremo quindi che tanto più forte risulterà essere. È robusto l'impianto, la struttura metodologica che è stata utilizzata per le definizioni dei collegi elettorali. Tanto maggiore sarà il potenziale informativo nelle analisi statistiche a livello territoriale che vengono adottate, che vengono effettuate a tra, a, basandosi sull'adozione dei collegi elettorali come unità territoriali di riferimento. Un altro aspetto importante sono i sondaggi preelettorali. Sondaggi preelettorali che vengono effettuati per evidenti finalità predittive. Quindi vogliamo prevedere il voto prima che accada l'evento voto. Nella fase post-elettorale, dal punto di vista metodologico, gli aspetti peculiari, gli aspetti principali di, di rilevanza metodologica sono le proiezioni elettorali. Proiezioni elettorali che sono effettuate man mano che si conoscono i risultati, quindi le percentuali di voto e quindi man mano che il voto si conosce fino alla percentuale, quindi al totale del 100%, dal punto di vista statistico quello che si fa è cercare di proiettare l'informazione che è stata raccolta al fine di individuare la percentuale di voto di questo o di quell'altro partito. E quindi questo è un altro aspetto dal punto di vista metodologico importante, rilevante dal punto di vista statistico. Poi altre cose che possono essere fatte una volta che è stato effettuato il voto è l'analisi descrittiva e anche esplorativa della partecipazione elettorale oppure del comportamento elettorale anche a livello territoriale e anche lo studio dei flussi elettorali. Che possono essere effettuati non soltanto in ottica descrittiva, ma anche in ottica in una visione predittiva. Ok? Infine abbiamo i sondaggi post-elettorali. Anche qui abbiamo finalità predittive perché vogliamo vedere quello che accadrà per eventualmente studiare quello che eh, se vogliamo, in ottica post elettorale, visto che quando è accaduto l'evento voto, ma ci prepariamo a un voto successivo e quindi ad acquisire delle informazioni utili per la, la fase successiva del voto. Ecco, per quanto riguarda i sondaggi preelettorali e quelli post-elettorali, eh, si individuano due momenti importanti, ecco, dal punto di vista del processo del ragionamento statistico, quindi il processo di analisi statistica dell'evento voto, i momenti fondamentali sono il momento preosservazionale, cioè il momento in cui il dato non è disponibile e quindi lo sviluppo, lo, lo, la difficoltà e gli obiettivi degli statistici sono essenzialmente quello di selezionare il campione, quindi un problema di disegno campionario, formulazione del questionario all'interno del quale andiamo a inserire tutte le informazioni che vogliamo cogliere e le tecniche, le varie tecniche di somministrazione del questionario. Alla, al campione selezionato. Quindi, questi sono i tre momenti importanti. Nella fase post-osservazionale, cioè una volta che abbiamo il dato, perché ci siamo adoperati dal punto di vista statistico per ottenere questo dato, gli sforzi di natura metodologica che ha uno statistico riguardano ess essenzialmente l'analisi dei dati. Il dato c'è. E quindi lo statistico deve analizzare il dato sia per una mera descrizione del fenomeno, ma anche in ottica più approfondita attraverso uno studio esplorativo e anche di in natura inferenziale, soprattutto quando le finalità sono finalità, per così dire, eh, preditive, di previsione, quello che accade molto negli studi elettorali. L'oggetto, il tema fondamentale, principale della nostra conferenza, come dicevo, è contiene due ingredienti importanti del processo di acquisizione di nuove conoscenze che si basa sul cosiddetto paradigma informazionale, paradigma informazionale che è costituito da diversi ingredienti. Eh, abbiamo l'informazione, l'informazione è un concetto molto complesso perché in realtà nell'informazione viene contenuta sia l'informazione empirica, cioè i dati che abbiamo ottenuto, sia l'informazione teorica, cioè tutta la strumentazione metodologica che permette di analizzare il dato. Ed è questa azione sinergica, questa interazione tra informazione empirica e informazione teorica che crea il valore aggiunto informazionale che poi è quello che è l'obiettivo principale dello statistico. Valore aggiunto dell'informazione, dobbiamo tener conto del fatto che sia sulla empirica che la componente teorica interviene e agisce l'incertezza. No? soprattutto se adoperiamo strumenti metodologici di natura inferenziale, quindi legati al processo di generazione della teoria del dato e quindi al fatto che eh, dobbiamo avviare un processo induttivo. L'incertezza, ovviamente, il nostro obiettivo è quella di ridurla, non la elimineremo mai, perché dal punto di vista statistico... Noi, quando manipoliamo l'informazione, facciamo interagire metodologie e dato, riduciamo accresciamo l'informazione, ma riduciamo l'incertezza ma non la eliminiamo. Quindi questa azione sinergica di crescita dell'informazione e riduzione dell'incertezza produce conoscenza. Conoscenza che sta alla base della decisione, del processo decisionale, quindi della decisione consapevole di cui si parla. Diciamo nel tema principale della nostra conferenza. Come si contestualizza questo paradigma informazionale negli studi elettorali? Beh, con riferimento alla definizione dei domini elettorali, il paradigma è più semplice: non abbiamo l'incertezza, abbiamo l'informazione, abbiamo eh, la conoscenza che si ottiene lavorando sull'informazione e la, la decisione. L'incertezza di natura statistica non c'è, è, è un'incertezza se vogliamo un po' diversa perché noi, quando teniamo, definiamo dei domini elettorali, in realtà si possono ottenere più soluzioni ottime, più partizioni territoriali ottime. Allora a quel punto si avvia un processo di consenso: è quello che è stato fatto dalla commissione di esperti per la definizione dei nuovi collegi elettorali. Ci stanno degli esperti che valutano le diverse soluzioni ottenute attraverso l'utilizzo di. Un, uh, un insieme di indicatori e anche l'utilizzo di unità territoriali di riferimento, ove possibile, come i sistemi locali del lavoro, questa azione permette di definire delle soluz diverse soluzioni. Quindi, se vogliamo, l'incertezza, che non è di natura statistica, la si può avere in fase di decisione sulla soluzione, sull'unica soluzione da adottare. Magari si possono utilizzare delle misure di incertezza, però su ogni scenario possibile, però alla fine bisogna convergere su un consenso di esperti che va poi a interfacciarsi con le esigenze, con le visioni, con gli, le esigenze di natura politica. Okay? Però ecco, se vogliamo, l'incertezza c'è in, in quella parte lì, ma non è, di non è legata al processo induttivo classico della statistica. Cosa che accade invece sia nei sondaggi preelettorali, perché in quel caso abbiamo incertezza legato al processo inferenziale che viene avviato per ottenere gli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi predittivi, sia nelle proiezioni elettorali e nell'analisi descrittiva ai sondaggi post-elettorali. Ecco, come eh, questi sono i momenti principali. Come questi momenti principali, di, quindi anche l'inquadramento metodologico che caratterizza l'evento voto prima e dopo, e si contestualizzano all'interno della nostra sessione. Ecco, per quanto riguarda la definizione di domini elettorali, all'interno di questa sessione se ne occuperà la dottoressa Ferrara ci farà vedere come è possibile utilizzare questi domini, questi collegi elettorali anche per finalità non strettamente connesse all'evento voto. Okay? Quindi, ovviamente, tanto più potente nella fattispecie la struttura metodologica è molto potente quella che è stata. Molto robusta, che è stata adottata per definizione di questi collegi elettorali, tanto più potente è questa struttura metodologica, tanto più forte è il potere informazionale, quindi il potere che hanno questi domini. E quindi ciò consente di fare delle analisi socio-economiche a livello territoriale, di tipo robusto. Per quanto riguarda invece gli altri momenti, io ho indicato Piepoli nei vari. Nelle varie, eh, nei vari momenti. In realtà, io penso che l'intervento di oggi si riguarderà essenzialmente l'analisi esplorativa della partecipazione elettorale, però io in maniera provocatoria ho messo Piepoli anche nelle proiezioni, perché spero che nel suo intervento ci darà qualche informazione legata alla previsione di come andrà in futuro la situazione, la situazione politica. Quindi qualche piccola previsione elettorale spero ce la dia. Passarelli ci darà anche lui una indicazione, ci caratterizzerà l'aspetto della descrizione, quindi il comportamento elettorale, invece per quanto riguarda, per quanto riguarda eh, Di Franco, Di Franco affronterà un problema dal punto di vista metodologico che eh, si riferisce alla fase pre-osservazionale dei sondaggi. Pre e post elettorali, quindi le criticità che possono emergere nella definizione del campione, soprattutto legato al processo di acquisizione di informazione e quindi al tipo di somministrazione che va fatta. Quindi tutto il discorso è legato al fatto se ci riferiamo a eh, indagini, a turacati, CAUI, eccetera, eccetera. Quindi la rappresentatività del campione dal punto di vista poi delle analisi che vengono effettuate successivamente. Penso di aver rubato tempo a sufficienza, quindi adesso passerei subito la parola alla dottoressa Ferrara e eh, mi tarerei sui 20 minuti. Grazie. Eh, allora, buongiorno. Eh, ringrazio molto il CER per questa introduzione. Spero di, di riuscire a essere compliant rispetto alle aspettative, diciamo, della, di questa introduzione che lega i nostri interventi. Eh, velocemente, eh, questa è una mh, sintesi di quello che eh, cercherò di esporre rapidamente nell'intervento. Eh, andrei direttamente a eh, cosa ci siamo dati appunto come obiettivi di lavoro e, e percorso svolto. Eh, come ci diceva eh, il professor D'Urso, eh, la geografia dei collegi elettorali eh, del, di quest'ultima edizione 2017 è derivata dall'applicazione di un, un complesso numero di parametri definitori, la maggior parte dei quali eh, sono prescrittivi, quindi la legge li impone come. È eh, assolutamente ehm, da eh, rispettare. In più, eh, in particolare per la definizione del tassello base di queste unità territoriali di riferimento, nel caso specifico, i collegi Camera uninominali, che sono le partizioni più piccole delle quattro geografie elettorali che sono state definite nel 2017. Eh, C'era un ulteriore vincolo che eh, dava una eh, preferenzialità di scelta eh, su mh, delle aree che erano già state storicamente definite nella definizione della geografia del Mattarellum 93, quindi aree che avevano un loro eh, portato storico come bacino territoriale di riferimento dell'espressione del voto. E. Mh, per quanto riguarda i collegi plurinominali, ehm, la legge impone che siano comunque prodotti come aggregazione dei collegi uni, sia per il livello della Camera dei Deputati sia per il Senato della Repubblica. Eh, in realtà comunque ehm, a nostra valutazione eh, questa geografia eh, ha lasciato maggiori gradi di libertà nella definizione di partizioni ottimali, in quanto pur partendo da tasselli che erano in qualche modo più vincolantemente definiti e comunque dovendo rispettare le soglie di popolazione in primis che danno una garanzia di equirappresentanza del voto espresso, eh, consentì. Hanno consentito di eh, esaminare una serie di caratterizzazioni territoriali da un punto di vista socio-economico, storico-culturale e di altra tipologia, che eh, hanno eh, portato a fare delle scelte appunto verso un optimum, eh, come diceva il professore. Eh, nella presentazione, quindi, eh, io farò vedere prima per far familiarizzare tutti con questa nuova base geografica, che non è proprio mh, diffusissima, insomma, per la quale noi ci proponiamo un utilizzo di, come base mh, di esplorazione e di analisi geografica territoriale, eh, riferita agli Unicamera, quindi ai 300, 232 collegi per la lettura fine del territorio, per poi passare a quella dei pluri, che sono invece 63 aree aggregate. Proprio per testare, come diceva il professore, la bontà di questa seconda base, anche in termini di capacità analitica, eh, abbiamo sostanzialmente fatto tre grosse eh, operazioni. Prima abbiamo ricostruito dei dataset che ci consentono di vedere, eh, leggere i territori, non soltanto all'anno di definizione che abbiamo utilizzato. Dei dati che abbiamo utilizzato per la loro definizione, che per legge devono essere congruenti con quelli della popolazione legale, che erano quindi quelli del 2011 censuari. Per cercare di vedere una, eh, questi territori in un'ottica di dinamica e quindi valutare quanto fossero effettivamente le aree utili alla lettura dei contesti territoriali, abbiamo ricostruito dove possibile, con altri indicatori, un dataset il più possibile esteso, diciamo, 2008 fino all'ultimo dato disponibile. Eh, facendo anche delle stime, ovviamente, perché anche i collegi plurinominali in alcuni casi eh, includono delle porzioni subcomunali di territorio, che è uno dei vincoli che tra l'altro porta a utilizzare i dati censuari per la prima definizione, perché bisogna ragionare su collegi che, nell'ambito delle grandi città, sono fortemente parcellizzanti il territorio del singolo comune. Quindi questa è stata un'operazione che comunque per l'Istat ha portato dei, mh, dei risultati in termini di interazione fra colleghi, di eh, inter, integrazione di dataset e di sperimentazione di metodologie di georiferimento e stima per aree eh, subcomunali. Un primo risultato. Poi abbiamo prodotto un paio di focus in particolare sul mercato del lavoro e sul reddito, che ci sembrano due dimensioni rilevanti anche per leggere a valle e negli intervalli di chi seguirà questo primo. Il comportamento diciamo, del voto. E ehm, infine, abbiamo eh, prodotto delle analisi che valutano proprio la bontà della base che abbiamo definito. Quindi l'omogeneità dei collegi attraverso tecniche di analisi statistica, abbiamo applicato una Multi Way e l'analisi della autocorrelazione spaziale, e complessivamente della qualità della base geografica, considerando appunto sia le dinamiche temporali sia quelle spaziali della struttura socio-economica dei collegi. Quindi eh, questo è quello che abbiamo cercato di fare e vi anticipo dei risultati, anche che il tempo non sarà tantissimo, quindi poi semmai qualcuno che vorrà vedere nel dettaglio eh, lo svolgimento può approfondire nelle slide. Sostanzialmente cosa emerge da questa valutazione? È che mh, attraverso eh, appunto, la rappresentazione della distribuzione di geografica dei livelli del tasso di occupazione, Parliamo già dei collegi plurinominali camera e, ehm, e della dinamica di questo indicatore che abbiamo considerato in periodi disgiunti, quindi nella sua evoluzione totale 8-16, sia per intervalli che sostanzialmente coincidono con eh, inizio crisi, uscita dalla crisi fino all'ultimo dato disponibile. E ehm, abbiamo quindi da questa analisi emergono che mh, si profilano i territori con differenti percorsi che segnalano la maggiore tenuta, caduta o successo dei territori, in questo caso collegi elettorali, che quindi offrono una lettura più specifica rispetto a quella che è classicamente attesa di una forte dicotomia comunque che esiste, sussiste anche attraverso l'analisi della lettura dei collegi pluri tra il nord e il sud del Paese. Eh, per quanto riguarda la dinamica dei redditi ehm, abbiamo una tendenza mh, che emerge al recupero dei valori dei livelli pre-crisi, eh, considerando però la posizione relativa dei collegi rispetto al valore nazionale, quindi al valore Italia, non si rilevano grossi cambiamenti di livello dei singoli collegi che tendono a mantenere delle posizioni piuttosto stabili eh, mh, considerando i dati inizio e fine periodo e a, si apprezza soltanto un miglioramento per alcune aree territoriali che sono prevalentemente ascrivibili all'area della Lombardia orientale, del nord-est in generale e m, della parte meridionale della Toscana, quindi il collegio di eh, m, Siena eh, Arezzo Grosseto e dalla mh, parte settentrionale della Puglia e della Basilicata. Un'altra cosa che emerge come evidenza è che peggiorano eh, i collegi urbani delle principali realtà Roma e Milano, anche se in termini di livello questi sono ovviamente quelli dove i livelli sono mh, più elevati eh, comparativamente. Ehm, infine i collegi eh, che abbiamo individuato quindi qui vediamo la qualità della base definita mostrano nel complesso un'omogeneità che è invariante rispetto ai parametri che abbiamo utilizzato originariamente per la loro definizione quindi li abbiamo costruiti su dati censuari 2011. Eh, mettendoli e analizzandoli col dataset 816 con indicatori ricostruiti anche di altro tipo, sostanzialmente questa omogeneità che avevamo già testato per la scelta dell'optimum eh, si conferma. La struttura eh, socio-economica risulta sufficientemente stabile nel tempo e l'analisi spaziale evidenzia come. Eh, pur nella complessiva stabilità dei baricentri e degli indicatori, si verificano degli spostamenti interessanti verso sud di quelli relativi all'indicatore della popolazione straniera, eh, dei, eh, tasso, eh, degli, degli addetti ai servizi e pubblici all'industria e del tasso di disoccupazione, mentre invece l'unico baricentro che si muove verso nord è quello del tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro, che poi vedremo è una misura che sostanzialmente considera sia la disoccupazione sia la quota delle persone che sarebbero disposte a lavorare ma che per vari motivi dovuti a eh, necessità di conciliazione dei tempi di vita, disponibilità di servizi, supporto eccetera non sono effettivamente nel, eh, fra, fra la popolazione che risulta occupata l'autorelazione spaziale è stabile anch'essa e abbiamo notato con piacere diciamo che descrive un'identità specifica di queste partizioni territoriali rispetto ad altre che abbiamo confrontato, quindi sostanzialmente sembrerebbe che la omogeneità interna Comunque sia eh, più eh, rilevante nelle aure che noi abbiamo identificato rispetto ad altre partizioni classicamente considerate come quelle amministrative, le province o funzionali sistemi locali. E, mh, e abbiamo anche eh, utilizzato degli indicatori sintetici per eh, diciamo, eh, sintetizzare l'informazione del dataset che abbiamo considerato tramite questo eh, indicatore che dà una possibilità di scalare una graduatoria dei territori eh, il centro in generale e le città emergono come le aree di maggiore complessità interpretativa, quindi i collegi sono contigui ma dissimili, più dissimili tra loro e con una più rapida evoluzione del tempo, quindi al centro sicuramente è un'area di interesse specifico su cui focalizzare e mettere eh, più appunto le lenti di lettura perché è l'area sicuramente meno è, è, diciamo ehm, assolutamente definita, eh, cioè è un più, è un patchwork. Ecco. ok. Adesso andando nel, nel dettaglio, ehm, qui eh, salterei perché appunto sono eh, i criteri per la definizione. Come dicevo, sono tanti e stringenti, eh, e se li leggete rapidamente eh, vi rendete conto che in realtà, appunto, eh, sull'uninominale noi inter siamo intervenuti solo dove necessariamente dovevamo intervenire, cioè dove il numero di collegi assellenti delle circoscrizioni elettorali variava nel tempo rispetto alla geografia del 1993, e dove ovviamente le dimensioni demografiche dei territori erano uscite dalle soglie ammesse. E per questi abbiamo fatto tutte le votazioni dell'optimum che diceva, però in realtà è un subset eh, ristretto rispetto all'universo complessivo dei territori prodotti. Questo è il risultato, vediamo sia quello per la Camera dei Deputati sia per il Senato della Repubblica. Quindi questa è la nuova geografia elettorale, così come l'abbiamo eh, rilasciata ed è stata utilizzata per le ultime consultazioni elettorali. Ehm, mentre nella norma veniva predeterminato il numero di collegi uninominali sia per la Camera che per il Senato, per, la, eh, per i plurinominali eh, la legge era assai complessa anche di interpretazione, comunque eh, non veniva predeterminato il numero. Quindi anche questo era un fattore che ha consentito di muoverci con maggiori gradi di, di libertà interpretativa. Alla fine sono emerse nella geografia 36, 63 collegi per la Camera dei Deputati e 33 per il Senato. Eh, questa è una prima presentazione sulla quale volerò, che in, riguarda ancora la geografia degli uninominali. Semplicemente è una rappresentazione geografica di una serie di dimensioni che sono quelle effettivamente utilizzate originariamente per la definizione. Quindi i censuari 2011. Eh, qui vediamo bene appunto in queste due immagini come eh, confrontiamo le fasi di migratorie sia interne che esterne, quindi la persistenza di quelle che si sono prodotte dal dopoguerra d'oggi e quelle della nuova immigrazione extraterritoriale degli stranieri, e come alcuni territori eh, eh, diciamo, accolgano entrambe le tipologie di, di flusso in ingresso. Ehm, in questa, che a noi è sembrata particolarmente interessante, leggiamo eh, l'acquisizione del titolo di studio. Eh, in particolare quella centrale, a mio giudizio, è particolarmente eh, esplicativa del fatto che esiste certamente un problema di formazione del capitale umano. Eh, abbiamo una diagonale, così l'abbiamo chiamata, del eh, medio-basso titolo di studio che sostanzialmente attraversa il paese longitudinalmente e interessa territori di benessere, fra virgolette diciamo, assimilabili come il nord-est, fino a arrivare nella Calabria. Quindi sostanzialmente su questo direi come linea trasversale è uno dei fattori su cui certamente c'è da fare ragionamenti e policy specifiche. Eh, poi chiaramente anche il tasso di eh, mh, non conseguimento del titolo di studio o l'opposto, la parcellizzazione e dispersione dei titoli di studio superiori sono altrettanto interessanti e su questo vediamo qualcosa specifico sul centro, dove effettivamente i tassi di conseguimento dei titoli elevati sono i più eh, consistenti. E, mh, nelle città eh, c'è una concentrazione del livello di eh, istruzione più elevato come atteso, diciamo, lo vediamo in questo focus. In quest'altra l'abbiamo eh, diciamo, presentata per far vedere una diversa esposizione a possibili fattori di esposizione a deprivazione e disagio. Eh, la distribuzione della popolazione anziana e il bene casa in termini di possesso o altro titolo di eh, utilizzo dell'abitazione. Eh, sono dei comportamenti molto definiti territorialmente. Il nord-est si differenzia. Fortemente nord Nordovest diciamo a concentrazione della popolazione anziana, in particolare nel Friuli e nel Veneto orientale e nel Piemonte, come vedete, l'abitazione la in proprietà ha completamente una distribuzione differenziata. Per quanto riguarda il tasso di occupazione e l'indicatore che abbiamo usato per il 2011 di deprivazione socio-economica, quindi deprivazione materiale e sociale, anche qui emerge specificamente quello che dicevamo del centro come area. Di eh, trasformazioni e eh, di non completa eh, eh, diciamo polarizzazione totale verso un senso, quindi, in particolare, le Marche, Abruzzo, il Lazio stesso, la Toscana, la Liguria eh, non hanno comportamenti, non hanno una distribuzione territoriale omogenea del, dei valori. E il tasso di occupazione, invece, è fortemente eh, polarizzato, e il gradiente nord-sud è molto eh, evidente questa è la rappresentazione della sintesi degli indicatori utilizzando questo indice che l'Istat utilizza comunemente per esempio per sintetizzare le gli indicatori delle dimensioni del benessere che ci dà una eh, presentazione complessiva del territorio nazionale in cui sicuramente il mezzogiorno è tutto collocato in eh, posizione eh, inferiore rispetto ai valori Italia. Il nord ehm, segnala situazioni di maggiore benessere diciamo, nella V degli assi autostradali A1 diciamo, fino all'Emilia Emilia e poi verso eh, il confine nord sull'Auto Brennero e in mezzo ci sono delle situazioni miste, in particolare eh, da segnalare in questo anche la caratterizzazione esplicita del Piemonte Oltre che della Toscana e di alcune aree che manifestano eh, forme di disagio, almeno secondo questa sintesi utilizzata, anche nel eh, nord-est della Lombardia. Ehm, questa è la trasposizione dell'indice per i pluri, che eh, dà una ovviamente una rappresentazione più schiacciata, però altrettanto rappresentativa. Qui si comincia a vedere il fattore urbano dove le città ci sono, anche in contesti dove. E complessivamente il contesto è più critico, si apprezza comunque un fattore urbano che mitica le condizioni negative di riferimento. Tranne Napoli, questo si verifica in tutte le grandi aree urbane del mezzogiorno. Ehm, questa è chiaramente un'identificazione appunto delle aree urbane sulla base dell'indicatore dell'identità, questo scorrerei velocemente. Sono comunque il set chi vuole approfondire di indicatori che abbiamo ricostruito per eh, fare l'analisi successiva. In particolare, appunto, vi segnalo la penultima colonna dove sostanzialmente abbiamo riepilogato cosa abbiamo fatto per georiferire le aree subcomunali, che è una parte sperimentale nuova di questo eh, lavoro. E, cosa ci dice eh, l'indicatore sintetico? Che sostanzialmente passando dall'11 al 16, e, 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 vediamo che e, m, m, sostanzialmente la linea del disagio sale eh, a includere completamente tutto l'Abruzzo e anche il Lazio ad eccezione dei collegi specificatamente urbani di Roma Peggiore il posizionamento di alcuni collegi nella fascia adriatica al centro e anche in Piemonte e Liguria la regione che presenta una maggiore dinamicità positiva è la Lombardia eh, e nel Veneto alcune aree migliorano a favore di, di altre sostanzialmente e considerando il tasso di occupazione, il gradiente, come abbiamo detto anche qui, è molto definito. però se guardiamo come abbiamo visto la dinamica per i periodi crisi-uscita-ora, i percorsi sono più differenziati. E quindi sostanzialmente emergono dei territori che hanno delle performance buone anche partendo da livelli bassi anche nel mezzogiorno. Come pure si verificano eh, mh, altre condizioni nel differenzianti del, del territorio del maggiore. E benessere economico del Nord e li vedete qui rappresentati senza entrare nel, nel dettaglio. E, questo è il focus che invece abbiamo fatto sul reddito, eh, anche qui abbiamo un gradiente eh, esplicito, guardando la posizione relativa rispetto eh, a 100 l'Italia. Anche in questo caso i casi sono un po' più differenziati e dei eh, miglioramenti reciproci anche nel mezzogiorno, delle posizioni reciproche si osservano anche per, per questo indicatore. Eh, passiamo ora alla valutazione dell'omogeneità. Eh, sostanzialmente cosa vediamo in questa slide? È che in pratica siamo soddisfatti del fatto che eh, la nostra geografia sembra essere una buona partizione in termini di omogeneità interna. Eh, eh, sostanzialmente eh, il t quadro è, ehm, è, è, è sostanzialmente sempre eh, fortemente superiore rispetto all'R quadro, quindi l'omogeneità interna è ehm, sempre fortemente eh, superiore rispetto. Alla eh, mh, differenziazione dei collegi tra loro, mh, la varianza interna e quella esterna, sostanzialmente. Quindi, eh, questo addirittura cresce leggermente nel tempo. Quindi, queste aree continuano a manifestarsi come buone aree interpretative. E, eh, su queste altre due tecniche che abbiamo applicato, MultiWay, correlazione spaziale, volo, mh, le tecniche, insomma, mh, per gli esperti saranno note, per gli altri magari le, le guarderanno nel, nel dettaglio, vediamo direttamente. I risultati sostanzialmente nell'analisi che abbiamo prodotto emergono due eh, assi eh, che ci identificano in modo eh, piuttosto definito. Un'area dei collegi della manifattura a bassa centralità urbana opposta rispetto al, alla polarità dei collegi maggiormente terziarizzati ad altra centralità urbana e invece il primo asse, questo era il secondo, il primo asse ci dà conto della vulnerabilità materiale dell'esclusione dal mercato del lavoro rispetto al benessere e all'inclusione nel mercato. E la vedete rappresentata nel piano fattoriale e nel piano geografico. Quindi nella mappa si vede come queste eh, aree siano. Eh, ben leggibili geograficamente, anche in questo caso vediamo il mezzogiorno eh, con eh, mh, eh, valori eh, mh, interessanti e differenziati maggiormente rispetto ai gradienti classici. Eh, questo è molto interessante, dedico proprio un secondo su questo. In realtà in questa vediamo rappresentati sul piano cartesiano i collegi legati. I segmenti legano quelli della stessa circoscrizione. Quindi vediamo come sostanzialmente alcune circoscrizioni elettorali abbiano delle differenze molto rilevanti in termini di caratterizzazione dei collegi appartenenti, quelle tipicamente dove sono incluse grandi realtà urbane. Qui è molto più eh, difficile definire dei limiti. In quanto noi dobbiamo stare attenti a non includere parte dell'urbano nel resto. In altri collegi, invece, quelli nella, eh, nei quadranti a nord, diciamo nel settentrionale del piano fattoriale, eh, vediamo che invece le posizioni dei collegi plurinominali sono molto più eh, vicine fra di loro, e quindi la caratterizzazione è complessivamente più. Più vicina ci sono dei movimenti nel tempo ovviamente osservabili l'urbanità cresce ovunque purtroppo nel mezzogiorno cresce in senso verso la maggiore deprivazione e esclusione piuttosto che a roma dove invece il verso è opposto verso il maggiore benessere i baricentri come vi dicevo si spostano questi qui con le frecce sono gli unici interessanti interessante notare che eh, disgraziatamente dei fattori negativi si spostano o meglio dei fattori negativi in termini di tasso di disoccupazione si spostano verso il basso, anche gli addetti nei settori pubblici e anche gli, la popolazione straniera quindi ha un, un maggiore speso nei collegi del mezzogiorno rispetto all'inizio periodo, il tasso di mancata partecipazione invece contamina il nord, quindi un fattore che non è certamente positivo trova maggiore eh, rilevanza nella parte settentrionale. Eh, questa è la parte di Moran, eh, vediamo che sostanzialmente la struttura spaziale è stabile nel tempo, eh, cosa è il, um, le due evidenze di questa analisi. A, oltre alla stabilità temporale dell'autocorrelazione spaziale, nel confronto con le altre geografie, vediamo che sostanzialmente eh, il, eh, i nostri collegi. Eh, sono quelli in cui l'interazione è meno forte tra collegi, quindi sono maggiormente indipendenti rispetto a quella rilevata per le altre partizioni geografiche. E quindi ehm, i meccanismi di contaminazione in questo caso sembrano eh, meno ehm, ehm, rilevanti, e quindi noi ci riteniamo complessivamente soddisfatti di queste partizioni. Eh, le ultime due, i colleghi che hanno, eh, oddio purtroppo eh, si può tornare un attimo indietro perché veramente vorrei farla vedere questo slide, mi sente? No, <ride> ah scusi, <ride> ecco, eh, questi sono i colleghi che ci hanno aiutato a fare il georiferimento specifico e hanno contribuito con le loro elaborazioni specifiche su dataset per fare le eh, stime delle aree anche su territoriali, sono cose sperimentali che riguardano la vita quotidiana dell'Istat e quindi è un laboratorio nel laboratorio. E questa per ringraziare tutti i colleghi del gruppo dei collegiali, così li abbiamo chiamati, che hanno partecipato alla definizione della nostra uh, impresa, che come ricorderete chi vi ha partecipato è stata sufficientemente epica. <ride> vi ringrazio. Grazie. Sì. Ringrazio la dottoressa Ferrara e, e darei ora la. Parola al dottor Piepoli che parlerà appunto di una ricostruzione dei comportamenti di voto e degli orientamenti politici degli italiani nello scenario dei collegi elettorali. Avete notato come in effetti quello che vi dicevo nella relazione della dottoressa Ferrara, l'informazione è complessa, quindi la struttura complessa dell'informazione pone in essere la necessità di utilizzare degli strumenti metodologici. Avanzati, complessi, quindi strategie di analisi. Ecco perché non è la classica. Ecco, per gli statistici è chiaro, non è la classica matrice dei dati variabili osservati osservate sulle diverse unità territoriali, unità statistiche. No, qui abbiamo un'informazione più complessa, non abbiamo un rettangolo, ma un, ad esempio nel caso più semplice analisi multiway, quindi way abbiamo un parallelepipedo di informazioni, quindi abbiamo le variabili osservate sulle unità nel tempo, tenendo conto delle, delle caratteristiche spaziali, quindi il discorso della compattezza, della coesione interna è corroborata, diciamo, coesione interna e quindi devianza within bassa, legata all'osservazione delle variabili è corroborata da una eh, forte coesione spaziale che appunto o evidente attraverso lo studio dell'autocorrelazione passerei quindi la parola al dottor Piepoli grazie professor d'Urso eh, dunque quindi si muove con questo sì, freccia a destra freccia a destra così Perfetto. Perfetto. Eh, grazie direi che io non so se darò molti o pochi numeri Siccome sono immerso in un universo in cui i numeri abbondano e per di più sono sempre esatti, per cui io ringrazio personalmente l'Istat perché 60 anni che uso le informazioni Istat e sempre sono arrivate nel momento giusto e veritiere. Quindi, e, e ho conosciuto vari presidenti dell'Istat, direi simili tra di loro, gente che ama l'Italia. Quindi messo così è molto difficile dare dei numeri in vostra presenza, se non in termini superficiali, in termini di primo approccio, tenendo conto che quello che noi abbiamo studiato più che altro sono le aree, su questo tra parentesi la dottoressa Ferrara ha dato un forte contributo a me stesso per vedere come sono stati costruiti i collegi. Perché è sempre stata una curiosità per me la costruzione dei collegi. E la, i, trovare i centroidi, trovare, trovare gli spazi simili tra di loro e vedere i differenziali tra uno spazio e l'altro. È un'eccezionale chicca statistica dal punto di vista mio vedere come è stato costruito tutto questo. Dunque, per quello che riguarda eh, la mia esposizione, io procederei attraverso una visione del presente, perché quello che conta non è il passato, è il presente nel senso di conoscenza, è il futuro nel senso che è il luogo in cui se viviamo dobbiamo vivere, quindi a un certo momento ci interessa molto il futuro, del resto il professor Durso ha insistito sul futuro e sulla possibilità dal punto di vista di un ricercatore di aprire le porte del futuro o impossibilità perché il futuro è essenzialmente immerso nel caso, nelle costruzioni caotiche. Chiunque di voi abbia studiato le regolarità caotiche a un certo momento vede come all'improvviso ci sono strani attrattori che a un certo momento concentrano su di sé, siano oggetti, siano persone e cambiano il futuro, cambiano il futuro di tutti. Quindi la ricerca dell'attrattore potrebbe essere la ricerca del futuro ma questo lo vediamo negli ultimi tre minuti. Dunque, eh, se, eh, che cosa ho, abbiamo fatto? Abbiamo esaminato l'Italia oggi che appare molto diversa apparentemente dall'Italia di ieri. Vediamo le grandi aree. Ecco, cominciamo da questo scenario. Lo scenario in cui abbiamo tre grandi aree in cui si sono sviluppate le elezioni e in cui si sono ritrovati gli elettori. L'area del nord, il cui confine è dato dalla Liguria e dall'Emilia Romagna, che ha una novità. La novità è un partito attrattore diverso dal solito, la Lega. Questo partito attrattore, che è minoritario apparentemente nell'ambito dei tre partiti del centrodestra, ha attratto forze, chiamiamole nazionaliste, quindi forze escludenti, più che includenti, la vitalità futura, escludenti perché si escludono i non appartenenti alla nostra nazione. Questo è stato accettato da una popolazione ricca, cioè il nord Italia è una popolazione ricca, è la parte più ricca del nostro paese e ha standard di vita non diversi dai grandi punti di riferimento europei, di tipo Rur, di tipo Baviera, di tipo Parigi e centro della Francia, cioè aree ricche. Queste aree ricche tendono automaticamente, salvo eccezioni, a escludere i nostri. Quindi questa è un po' il, la chiave di lettura del nord Italia, salvo un'area che appartiene forse per metà all'Italia, che è l'area del Trentino Alto Adige, che continua a correre una propria via. Se noi vediamo i numeri di quest'area, vediamo che il centro destra ha una costante, salvo che nel Trentino Alto Adige tutta l'area nord è superiore al 40% per quello che riguarda il centrodestra in determinate aree, per esempio, le aree della Lombardia, le ripartizioni della Lombardia in cui è divisa la grande regione lombarda, si arriva al 50%. Quindi una maggioranza pressoché assoluta. Una maggioranza pressoché assoluta che tende a escludere, salvo che appunto nella regione Trentino Alto Adige la sinistra è che esclude a priori i poveri, perché i poveri sono sottolineati nell'ambito del resto del paese dalla presenza del 5 Stelle. Quindi non è un problema di cultura, perché il nord è, ha la stessa cultura del centro-sud, è un problema di ricchi e poveri. I ricchi si comportano in una certa maniera e il confine è l'Emilia-Romagna, i poveri si comportano in un'altra maniera e il confine inizia con Ancona. Queste sono le due grandi aree. Poi c'è un'area centrale e l'area centrale è la Toscana, l'Umbria e eh, diciamo eh, l'area di Roma e della Lazio, e quest'area qua è un'area antica. E su questo già la dottoressa Ferrara ha insistito. Cioè è antica, sono partiti antichi, sono sensazioni antiche. Se è centro-sinistra è il centro-sinistra. Se è centrodestra è il centrodestra, cioè è un'area di incertezza da un punto di vista di sviluppo politico, ma ben precisa da un punto di vista di, se vogliamo, di territorio di confine tra le due Italie. È un confine che occupa circa 25.000 km quadrati. Questa è l'area, se vogliamo, centrale dell'occidente, del centro dell'Italia. Poi c'è l'area, la terza area, l'area che noi abbiamo disegnato in giallo perché siamo conformisti. Se questo è il colore del 5 Stelle, è bene, è il colore del 5 Stelle, è inutile inventare un altro colore giallo. Allora, sul giallo c'è la terza area che parte dalla regione, eh, diciamo che fa capo ad Ancona, e giunge a tutto il resto d'Italia e eh, arriva alle Grandi Isole, che sono assorbite da quest'area qua in cui il punto di riferimento è sempre oltre il 40% dei voti destinati al partito centrale dell'area. Quindi tra il 40% e il 50% dei voti eh, ha riguardato il centrodestra nel nord Italia, dal 40% al 50% nel centro sud eh, ha riguardato il 5 Stelle. Qual è il nocciolo del 5 Stelle? Il nocciolo in termini... Mo, chiamiamolo motivazionale, è l'esatto opposto della ricchezza, la povertà. Quindi questo è il nocciolo centrale, se vogliamo, su cui opera il richiamo di questa nuova entità politica che ha rovesciato le carte in tavola perché ha raggiunto a livello nazionale la maggioranza relativa dei voti. Il 33% è una maggioranza relativa. La democrazia cristiana parecchie volte è stata negli anni 60 e 70, inferiore a questa cifra, eppure ha governato il paese. Quindi, però, in questo caso non è il paese, è mezzo paese, è il paese povero, che non rappresenta quindi il paese, ma rappresenta la povertà del paese. Ecco, questo è il punto di riferimento dell'area gialla. E quest'area gialla, e vi parlo delle grandi mappe, cioè dei 26 collegi, dei grandi collegi, le circoscrizioni della Camera dei Deputati. Eh, abbiamo preferito questo tipo di esposizione ad altri tipi di esposizione perché è più chiaro. Cioè io ho bisogno di esprimere chiarezza a cominciare da me stesso, di capire qualche cosa. E se io ho capito che il mondo del nord è un mondo ricco e si esprime la sua ricchezza attraverso una tendenza politica e il mondo del centro-sud, salvo la zona incerta, come ha disegnato già. La dottoressa Ferrara, che è rappresentata dalle regioni centrali che danno sul uh, Tirreno, eh, direi l'altra la, area è l'area della povertà, il centroide della povertà, centroide ricchezza, centroide povertà, ricchi e poveri, bisogni diversi. Su questi bisogni diversi, a un certo momento ci sono dei bisogni locali, ma c'è un bisogno generale, dal punto di vista del ricco, di escludere l'ingresso di altri ricchi, dal punto di vista del povero includere tutti i poveri nell'ambito di un insieme che a un certo momento darà più ricchezza attraverso lo Stato. Queste sono le posizioni di partenza. Insieme le due sono due Italie. Il confine è netto, in un certo senso quando l'ho scoperto dopo le elezioni, questo confine netto non è diverso da una linea gotica, da altre linee che sono state linee disegnate durante la seconda guerra mondiale, linee di separazione, mentre il problema non è la separazione, è l'unione. Quindi a un certo momento il problema è come attraverso il problem solving e come da questi due mondi che sono lontani tra di loro nasca un mondo unico, cioè il nostro paese, che deve pensare alla stessa maniera e vivere nello stesso territorio attraverso il futuro. Perché se parliamo di fine secolo, cioè perché a un certo momento nell'ambito delle ricerche futurologiche noi ci spingiamo fino a fine secolo, eh, se pensiamo al fine secolo eh, potrebbero esserci, eh, dato che il casino dal punto di vista della politica generale mondiale sarà abbastanza forte, e questo casino non si può esprimere come nel secolo precedente attraverso grandi guerre distruttive. Si esprimerà probabilmente attraverso delle dittature, per esempio dittatori laici di tipo luterano o dittatori umanisti di tipo confuciano. Ma sempre un qualche cosa che sorreggerà il mondo da un solo punto, da un solo centroide. Questo è dal punto di vista nostro, fine secolo. Se Vogliamo essere a fine secolo creature viventi, pensanti e pensanti ai secoli futuri. Quindi, a questo, però, su questo magari potremo insistere in sede di dibattito. Quanti minuti ho ancora? Otto minuti, Otto minuti. ne spendo due per finire. Eh, non di più, anche perché sono abituato ai tempi rai, quindi se hai qualcosa da dire la dici subito e se non hai nulla da dire taci. E soprattutto ascolta. Le persone, perché le persone qui presenti, tutti dal primo all'ultimo, ne sanno più di me, in particolare nel mio campo, che è la statistica. Tutti dal primo all'ultimo, per cui non ho che da imparare da voi. Ora ritorno al primo di questi slide. Questa è la conclusione. La mappa politica dell'Italia. Si è non marginalmente trasformata in funzione soprattutto dell'inserimento nell'area centro-sud di una presenza prevalente del Movimento 5 Stelle. L'area del centrodestra vince nettamente nel nord Italia in funzione anche di una avanzata della Lega, anche eh, parzialmente, marginalmente. Quindi il nord Italia ha un confine preciso che è quello Istat è un orientamento, il nord, no? È un orientamento preciso il centrodestra. L'area del centro Italia, nella versione del 4 marzo del 18, comprende solo tre regioni, Toscana, Umbria e Lazio, di orientamento politico opposto tra di loro, ma di tendenza politica tradizionale. È la tradizione. Quindi la pa nella parte cen centro-occidentale dell'Italia ci sono i partiti tradizionali. E poi c'è il sud, il resto dell'Italia, che comprende anche le isole maggiori e che è del tutto omogeneo come territorio cioè il giallo del movimento 5 Stelle. In questo senso, in un certo senso si tratta di un sud espanso in altre ripartizioni geografiche in funzione di un'indicazione precisa, la minor ricchezza rispetto al resto del paese. Auguriamoci di essere tutti più ricchi in questo volgere del secolo. Grazie. Grazie dottor Pietoli fatto una bellissima analisi di natura sociologica per quanto riguarda la lettura del, del dato politico, soprattutto questa dicotomia nord-sud legata probabilmente alla al tessuto, al territorio, e probabilmente anche ciò cioè evidenzia una maggiore, probabilmente ce lo dirà anche il professor Passarelli, una maggiore mobilità dei flussi elettorali al sud, quindi un cambiamento del, dell'atteggiamento di voto però non ci ha dato nessun numero. Speriamo nel confronto dialettico che ci dia qualche indicazione ecco, giusto per vedere quale sarà il nostro futuro dal punto di vista politico. E dalla East Coast passerei alla West Coast e passerei quindi la parola al professor Passarelli che ci parlerà del problema dell'astensione e del comportamento di voto in Italia. Grazie. Sì, Grazie, buongiorno a tutti. E dei miei 20 minuti mi concederete Questo di parte. utilizzarne sì, sì. Eh, una certa percentuale eh, minima per eh, ringraziare dell'invito eh, l'Istat, per me è un onore essere qua. E il presidente, il professor Alleva, eh, che ho conosciuto in occasione eh, dei lavori della commissione per la ridefinizione dei collegi elettorali, della quale io ho fatto immeritatamente eh, parte. E quindi ho, ho, ho apprezzato la sua grande professionalità e capacità di, di gestire le organizzazioni complesse, nonché ho avuto l'occasione di conoscere un grandissimo gruppo di, di ricercatori molto valido e molto professionale. Quindi credo che davvero l'Istat sia una di quelle poche istituzioni di cui in Italia possiamo andare fieri. Io sono qua diciamo, in Partibus Infidelium perché sono. Un politologo, quindi so che mi guarderete con un po' di commiserazione, sono un piccolo artigiano eh, dei dati elettorali. Lavoro eh, alla Sapienza e sono anche un ricercatore dell'Istituto Cattaneo, che diciamo da anni si occupa eh, di, studi, di studi elettorali. Eh, per diciamo, mettere un po' di pepe alla discussione, dico subito che non sono eh, d'accordo quasi su, su niente con quello che ha detto il professor il dottor Piepoli. Eh, così anticipo la discussione, perché in realtà, in realtà noi sappiamo che nella geografia elettorale c'è una, una grande continuità, c'è una sorta di mutamento nella continuità. E quindi quello che lui dice è molto interessante, e molto diciamo uh, uh, valido. Però starei attento a guardare un solo punto e da questo farne eh, delle, delle inferenze generali, soprattutto a livello eh, di regione, perché all'interno di quelle regioni ci sono delle cose molto più articolate, molto più complesse, di una sola tonalità eh, di colore. e Mi convince poco punto la dicotomia ricchi poveri, perché mettere la zona delle marche che sappiamo essere quella delle piccole e medie imprese nel, nella zona della povertà, credo che noi abbiamo bisogno di indicatori un po' più, più fini, un po' più sofisticati e mi pare che la relazione della dottoressa Ferrara vada in questa, in questa direzione di guardare una, una sorta di covarianza, di guardare diversi fattori, diversi fattori esplicativi, diverse variabili indipendenti, è un po' quello che... Roberto Cartocci chiama la dannazione della covarianza, perché a un certo punto tutto varia con tutto e quello è il rischio dell'Italia, quindi non sappiamo bene fissare qual è effettivamente la variabile indipendente. Uh, L'Istituto Cattani, io presento sempre delle slide, ma sono un, uno studente uh, discolo e non rispetto quello che ho, pre ho preparato, quindi diciamo, poi interagisco con me stesso e con le slides. L'Istituto Cattaneo già negli anni '60 aveva costruito delle mappe di zone geoelettorali: la famosa zona laica, quindi il triangolo industriale Torino-Genova-Milano, la zona bianca che nel 92 si svegliò in zona verde dalla sera alla mattina, quindi il Triveneto, la zona rossa, Emilia-Romagna, ehm, Toscana-Marche. Umbria, anche lì c'era la famosa Lucchesia, che era una zona bianca nella zona rossa e mi pare, dottoressa Ferrara, che a un certo punto, se, se vado bene, ma lei è molto più brava di me, eh, la Lucchesia riemerga in una di quelle zone meno ricche eh, della Toscana. Poi c'era il centro-sud, però le zone segnalavano sia una stabilità del comportamento di voto, ma segnalavano anche una stabilità. Di tipo sociale, cioè la zona non era solo una zona rossa, per intenderci eh, perché c'era un voto stabile per i partiti di sinistra. Era qualcosa di molto più profondo. Per cui quando sento parlare della fine della zona rossa, mi viene un po' l'orticario, un po' da sorridere, un po' da piangere, un po' di schizofrenia, evidentemente, perché la zona, queste zone. Se non c'erano, non c'erano già da alcuni anni. Perché, intanto, come vi mostrerò, forse con le slides, eh, è cambiato il comportamento di voto degli italiani, ma era cambiata già la società dal punto di vista sociale. Erano già cambiati gli elettori di quelle zone. Quindi, se per zona geoelettorale si intende come si intende un'area una, un omogenea dal punto di vista del comportamento di voto ma anche della penetrazione sociale di alcune agenzie sindacati associazionismo la zona rossa aveva già perso questa capacità non è che succede il 4 marzo del 2018 la prevalenza del centrodestra nelle zone del nord è qualcosa di storico che risale almeno al 1994. La debolezza del centrosinistra sempre minoritario, il centrosinistra è stato in termini di voti, cioè di teste, di schede elettorali è stato bisogna ripeterselo come un mantra ogni mattina eh, dopo le abluzioni, il centrosinistra è minoritario nel paese. Anche quando vince, a parte che non convince, vince per defezione. Cioè nel 96 vince perché la Lega corre da sola contro Roma Polo e Roma Olivo quindi il centrosinistra è minoritario e al sud era già in difficoltà erano le zone di insediamento di Forza Italia e, ehm, eh, e di Alleanza Nazionale la cosiddetta eh, crescita della Lega Nord al sud altro non è che diciamo, una defezione di Forza Italia il buon Berlusconi ha lasciato uh, che a stilare le liste dei candidati nel sud, nei can collegi del sud fosse un signore del Trentino, che capite che non conoscendo i boss, boss in, 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 in English meaning, i boss locali, non poteva che uh, selezionare un personale inadeguato. Proviamo a seguire pedantemente la presentazione che mi ero. Preparato da bravo studente, che cosa provo a dire? Che il comportamento elettorale, come cambia in termini di partecipazione elettorale, in particolare, è un po' di geografia. E mi scuso con quelli dell'Istat per gli strumenti meno sofisticati rispetto alle loro fantastiche mappe, e quindi io mi vergogno un po' per le mie. Uh, allora, il voto di chi non vota, come un titolo di un saggio. Uh, di qualche anno fa, cioè qua vedete le varie curve del, del um, livello di partecipazione elettorale per tipo di elezioni è dal 1970, cioè quando viene istituito uh, l'istituto regionale, e quindi vedete che sostanzialmente elezioni politiche ed elezioni regionali hanno lo stesso livello di partecipazione politica fino agli anni 90. Poi c'è una divaricazione netta tra le elezioni regionali e le elezioni politiche che hanno un livello di partecipazione simile a quello delle elezioni europee. Mentre le elezioni politiche, sebbene registrino un trend decrescente, se lo guardiamo nell'ottica diacronica lunga, cioè non nelle ultime due elezioni, nelle ultime dieci elezioni, vediamo che c'è questo declino, però comparativamente l'Italia rimane un paese ad altissima partecipazione, oserei dire il paese in Europa dove si, alle elezioni politiche si partecipa in misura maggiore. Uh, questo è l'andamento, quindi vi, vi do dei dati di contesto su cui ovviamente possiamo uh, discutere e interagire se avete voglia. L'andamento uh, del numero di voti non validi e poi scorporato per schede bianche e schede nulle. Uh, qui c'è il, il famoso caso del, del 2001, eh? vi ricorderete la notte in cui molte schede insomma, diventarono nulle a un certo momento, quindi, però in realtà se, se andiamo a vedere alcuni studi del mulino era dovuto anche a, a, a delle tecniche di registrazione del voto in maniera informatica che non erano state ben settate e così via. Comportamento di voto e genere. Uh, fino agli anni 70, tu, quasi tutti gli anni 70, il genere non discrimina in termini di partecipazione elettorale. Vediamo in realtà che uh, dagli anni 80 in poi uh, le donne uh, partecipano meno. Per una serie, anche qui non è solo il fattore genere, bisognerebbe poi andare a vedere chi sono quelle donne che non partecipano e compararle con le donne che partecipano, per vedere qual è il fattore esplicativo evidentemente. Però se utilizziamo questa dicotomia donne e uomini, vediamo che c'è qualcosa che ci dice che il genere aggiunge una capacità predittiva al comportamento di voto, o meglio, al recarsi uh, alle urne. Voto e sistema partitico. Ecco, questo è un dato secondo me molto importante. Se ci fosse una slide che Io volessi diciamo, eh, regalarvi, sarebbe questa, perché secondo me è al, è al contempo eh, ciò che spiega e anche il risultato di ciò che è cambiato nel contesto italiano, cioè la volatilità elettorale. Come viene misurata la volatilità elettorale? La volatilità elettorale viene misurata in come la differenza. Ehm, in valore assoluto di punti percentuali eh, di voti a un partito. Quindi, se il Partito Democratico ha preso l'altra volta il 23% e adesso il 18%, avrò 5 punti di eh, volatilità. Mm? E quindi sommo tutti i partiti. E quindi il dato aggregato mi dice quanti elettori hanno cambiato voto tra un'elezione o un'altra. Attenzione, e questo lo faccio in maniera tecnica. No? Non ho bisogno di sondaggi né pre né post, mi dice, però, quanti hanno cambiato voto, ma non mi dice chiaramente per chi hanno votato. Quindi, vediamo che c'è stata una grandissima stabilità dal 48 fino agli anni 80, nel 92, c'è stato una, una, un picco di. Volatilità anche per l'arrivo di nuovi partiti, vedasi la Lega Nord, eh, fino al 2008, eh, quando irrompe sulla scena il Movimento 5 Stelle. Quindi se la volatilità è quello che ci siamo detti prima di questi 40 punti, il Movimento 5 Stelle ne rappresenta da solo 25 perché era 0, diventa. 25, quindi mi dà 25 punti di elettori che hanno cambiato voto. È del tutto evidente. Cioè, hanno, avevano votato un altro partito. Nel 2008 votano il Movimento 5 Stelle. Una volatilità di circa un terzo nel, 2000, nel 2013. Nel 2018, uh, voti e seggi, questo ovviamente dipende anche. Dal sistema elettorale di cui vi faccio grazia, eh, però vediamo che c'è una sostanziale sovrarappresentazione eh, dei voti de, pardon, dei seggi rispetto ai voti ottenuti de, dai partiti, tranne, tranne eh, nel 2018 quando c'è una distanza di quasi 10 punti, hm? cioè non si aveva nemmeno nel periodo della cosiddetta proporzionale pura che è un'espressione un po' ardita, cioè nel periodo della cosiddetta prima repubblica, perché? Perché c'erano due partiti grandi in grado di convogliare molti consensi. Nel 2018, in presenza di un sistema misto, tra l'altro misto maggioritario, però con una frammentazione partitica, vediamo che c'è questa sottorappresentazione eh, in termini di seggi. Questo è Ovviamente lascio le slides per chi fosse eh, curioso: eh, come cambiano. Eh, questo c'è un puntatore. Sì. Scusami. Eh, il voto ai due partiti maggiori, come cambia nel tempo, e, e i seggi che loro, che loro eh, conquistano. Il numero di gruppi parlamentari e il sistema elettorale. Cioè, qui che cosa, che cosa mostro? Mostro che. Al variare dei sistemi elettorali in realtà c'è poco cambiamento nel sistema partitico, perché come ci diceva il buon Sartori, se non ho due partiti nazionali e forti, gli effetti, ad esempio, maggioritari del sistema maggioritario si riducono semplicemente al collegio uninominale. Uh, ecco, il comportamento elettorale tra la cosiddetta prima repubblica 48-92 come ci ricordano Corbetta e Parisi si aveva una certa mobilità senza movimento cioè c'era una mobilità all'interno diciamo degli schieramenti che pure non erano proprio degli schieramenti ma non cambiavo partito cioè non votavo da PC a DC e da DC a PC idem dal 94 al 2008 ci sono dei flussi all'interno eh, delle coalizioni. Nel 2013 cambia tutto, ci sono dei flussi da PD e PDL verso il movimento 5 Stelle, però pochissimi scambi tra PD e PDL, che è un po' la dannazione del PD, cioè non è in grado di raccogliere consensi. Uh, queste sono le interpretazioni, stamattina c'era questa bellissima. Uh, Sessione sui big data. Questa è l'interpretazione che diamo noi. Poi è un problema, presidente, degli opinion makers. Io ricordo il 2008, allorché eh, il dottor Piepo lo ricorderà eh, anche lui probabilmente: allorché eh, Sinistra Arcobaleno, il cartello diciamo, delle, delle sinistre, eh, aveva in precedenza l'8%, quindi nel 2006 raccoglie meno del 4% quindi non entra in Parlamento per cui fa finalmente ciò che voleva fare alla sinistra ex parlamentare e, e la Lega Nord in realtà passa dal 4 all'8 io involontariamente assistendo a una trasmissione televisiva chiamata Porta a Porta perché mio suocero da pensionato la guardava sentì che eh, ehm, eh, il, il Giornalista sosteneva che meno 4 più 4 era perfetto. Quindi, quindi gli operai avevano votato Lega Nord e quella lì è rimasto un mantra insmontabile. Tutte le volte che io venivo chiamato a presentare l'analisi dei flussi elettorali col modello di Goodman, eccetera, così anche io mi do un tono e merito la mia presenza qui. E dicevo, guardate che il flusso di voto nel centrodestra è un flusso di quello che, che, ehm, che è stato chiamato il forzaleghismo, cioè questa osmosi tra Forza Italia e Lega Nord. Tutti contenti. Quando tornavi a, a, a sedere dalla Bladea c'era sistematicamente un amministratore locale che diceva, sì però professore, io conosco uno della Fiom che ha votato Lega Nord. Ho capito, cioè, però è un individuo. A livello aggregato questa cosa non riusciva a passare, e ancora adesso c'è questa conferma, no? che questo, questa profezia che si autorealizza dell'operaio che è passato da sinistra a destra, e quindi continuiamo a non vedere i dati, dottoressa Ferrara, che lei ci ha presentato, e a ragionare per schemi che ci autoassolvono, uh, uh, in un certo senso. Allora, la geografia elettorale minima. Uh, io ho fatto qua, uh, qui c'è un refuso, la Lega Nord 2013-2018. Questi sono quartili, ovviamente ho messo senza i valori perché, essendo uh, la Lega Nord avendo avuto un risultato eh, molto, una crescita molto eh, elevata, mh, non avrebbe avuto senso comparare quartili. Eh, molto distanti tra di loro, vediamo che le zone di forza sono quelle storiche, il Lombardo-Veneto, con, con una progressione verso il centro più che verso il sud. Questa è la variazione percentuale. Appunto, qui i quartieri sono rappresentano i punti percentuali perché come vi dicevo prima se io avessi messo i valori avremmo visto al sud una crescita del 500% che non, non ha alcun senso perché in un comune aveva un voto e ne ha presi 5 e così via uh, quindi vediamo che la Lega Nord in realtà si rafforza forse non ci piace come racconto ma si rafforza dove era già forte e ovviamente cresce nelle zone nelle zone appenniniche oveppure non era uh, assente. Il Movimento 5 Stelle, sempre 2013 a sinistra e 2018, come vediamo già nel, nel 2013 avevamo calcolato pardon, cosiddetto indice di nazionalizzazione che varia tra 0 e 1, quindi se 0 ha un voto tutti i voti in un solo comune, più si approssima a uno, vuol dire che sono omog più omogenei i voti distribuiti a livello nazionale. Nel 2013 il dato del Movimento 5 Stelle era, 98, quindi il Movimento 5 Stelle era un partito nazionale dal punto di vista della geografia elettorale. Nel 2018 vediamo che è più forte, è più forte nella zona nella zona uh, centro-meridionale effettivamente. Il delta che cosa ci dice? Ci dice quello eh, che eh, ci, ci conferma graficamente, quello che abbiamo visto prima, c'è cioè una crescita significativa uh, più forte nelle zone centro-meridionali. Uh, come vediamo, tra il 2013 e il 2018 la differenza in punti percentuali è molto forte nel... Uh, nel um, centro-sud perdono, nel sud e per il resto è sostanzialmente sostanzialmente omogenea che cosa cambia um, nel voto a Lega e Movimento 5 Stelle quei disperati del PD non li consideriamo perché sono ormai fuori da allora, Lega e Movimento 5 Stelle dal punto di vista della geografia perché è un vecchio pallino che ho io, quello de, di guardare insomma, un po' weberianamente il ruolo delle città, le, le montagne, la chiusura, il ruolo del mare, um, il, il, il Vodiamanti, ne parliamo spesso, l'influenza dell delle zone uh, costiere e così via. Eh, vediamo che uh, la Lega è più forte al crescere, um, al decrescere della, della dimensione urbana, mentre il Movimento 5 Stelle è un po' più forte nei centri urbani e questo pure vorrà dire, vorrà dire qualcosa. Questo al, al, netto, al netto della dimensione uh, media dei comuni per area geografica, perché vedete l'abbiamo la, calcolata sia per nord e zona rossa che per centro-sud partito democratico, in realtà sono buono. Che cosa succede nel 2013? Vediamo che era già forte come nel 2008, nel 2006 e così via. È la cosiddetta Lega di centro, no? Lega dell'Appennino con delle zone di storico insediamento altro che recente, cioè storico insediamento, questo è qua, insomma, Crotone, la Stalingrado del Sud, cioè, non è che la, la geografia ce l'immaginiamo solo nel, 2000, nel 2018. E il 2013, uh, uh, questo è ovviamente dove perde, dove, eh, ovviamente dove perde di più, dove era forte, però c'è una, una perdita generalizzata. Uh, questo ci dice qualcosa di più rispetto a, a come si comportano e come potrebbero comportarsi quindi anche uno stimolo eh, chair, finisco in tre minuti va bene grazie la, la polarizzazione ehm, degli elettori cioè come si, si collocano sull'asse destra-sinistra sento dire variamente che destra-sinistra non esistono più forse dal punto di vista dei partiti, ma gli elettori quando gli chiediamo lei dove si collocherebbe su, su un asse ideal tipico da 0 a 10, dove 0 è massimo a sinistra e 10 è massimo a destra, loro sanno benissimo dove collocarsi, cioè lo usano come un'auristica sia per se stessi che per i partiti. E quindi vediamo che in realtà la polarizzazione, cioè la distanza tra il partito massimo a sinistra e il partito massimo a destra è diminuita nel corso del tempo. Come è diminuita, questi sono dati eh, Demopolis eh, Diamanti, eh, la fiducia nei partiti politici. Cioè, non che prima fosse, godessero di stima, eccetera, eccetera, però sostanzialmente negli anni 2000 coloro che, che dichiarano di avere eh, diciamo, abbastanza fiducia nei partiti politici sono. Gli esponenti politici e i loro familiari, diciamo ecco, il 2-3 stretti, stretti. L'autocollocazione sinistra-destra. Eh, gli elettori italiani si collocano un po' più a sinistra dell'elettore dell dell mediano. Questi sono dati itanes di cui faccio parte. E poi l'ultimo dato c'entra poco col comportamento di voto, però è un asse, Presidente, che può essere quello su cui si giocherà la prossima partita, non solo quella delle elezioni europee, ma quella proprio del dibattito, cioè quella dell'Europa. Purtroppo e per fortuna l'Italia non è sola al mondo, dovremmo guardare ad un orizzonte un po', un po' più ampio. E ci sono dei dati, sono dati Eurobarometro, che adesso vi mostro e che riportano uh, sia l'identità europea, cioè quanto lei si sente europeo, sia il sostegno all'Unione europea, quanto sente di sostenere questo progetto. E questi sono dei dati, secondo mio modesto avviso, molto interessanti, perché ci dimostrano che gli italiani continuano a palesare un livello alto anche comparativamente nell'Unione Europea 28 di identità europea cioè ci sentiamo europei quello che è molto importante quindi credo che possa essere letto anche in funzione di, di, di ciò che vi ho mostrato prima è il sostegno europeo cioè, quindi qui dentro ci può essere tutto la crisi, la troica l'austerity eh, bisogna fare delle analisi accurate però c'è questo, questo delta di, 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 quasi, di, oltre, di quasi 15 punti che ci dice che qualcosa non va cioè nonostante il sostegno europeo sia in decrescita gli italiani continuano a sentirsi molto europei. Eh, infine un po' di pubblicità progresso, questo volume che eh, andrà alle stampe eh, dal primo settembre, mio ed è un collega sociologo, sulla Lega. Eh, noi parliamo di Lega Nord come partito di estrema destra, purtroppo il libro esce in questa frase storica ma non è un instant book per cui diciamo ci aspettiamo qualche querela e cose del genere, ma va bene, e che non è un partito nazionale, è un partito nazionalista. Chiudo ringraziandovi per l'attenzione, scusandovi se ho rubato tre minuti in più e parafrasando il bel titolo della, della conferenza, dall'incertezza alla decisione consapevole direi che gli elettori italiani sono passati dalla certezza, quindi dal voto per i comunisti, eh, perché... Sono comunista, così al voto democristiano perché sono anticomunista, alla incertezza inconsapevole. Probabilmente, grazie. Ringrazio il professor Passarelli. Avete visto come l'analisi dettagliata del comportamento elettorale. Ha sfruttato la granularità del dato, quindi il dato a livello disaggregato e dai vari grafici si vede come effettivamente di lineare ci sia ben poco e quindi le analisi sono particolarmente complesse e quindi anche le conclusioni. Passerei quindi subito la parola al professor Di Franco che ci parlerà dei sondaggi politico elettorali al tempo di internet e dei social media. Grazie. Grazie. Allora, io Esprimo un solo grazie generalizzato, così risparmio tempo, ed entro subito nel merito della, della mia relazione. Se ci mettete le slide, per cortesia. Oh, il mio contributo parte dalla constatazione di quelle che sono state le trasformazioni che si sono avute nell'ambito del lavoro degli istituti che producono sondaggi. A seguito appunto dell'introduzione della diffusione di massa sia della rete sia dei social media e tutto quello che è correlato. Ed è un problema che dal punto di vista metodologico, eh, come dire, è come se non fosse ancora emerso le conseguenze di questa trasformazione, e allora anche io qui anticipo la pubblicità dell'ultima dell slide, l'ho messa alla seconda slide. E ho recentemente pubblicato questo testo che fa proprio un'analisi, perché ovviamente in 20 minuti non è che si possono dire tante cose. Darò semplicemente oggi un'idea di quali che sono i problemi che affliggono i sondaggi e che ne rendono l'uso particolarmente delicato, cosa che poi però invece nella diffusione... Presso, è vero che ormai i talk show non li guarda quasi più nessuno, anche i giornali cartacei non li legge più nessuno, ma c'è comunque una forte diffusione di massa dei risultati di sondaggi che volenti o nolenti hanno un impatto sulla, sulle, anche sulle decisioni di voto, poi c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, io ho diviso sondagiofobi e sondagiofili, c'è sempre stato soprattutto in Italia un forte sentimento di scetticismo in alcuni casi più o meno motivato, ma ci sono stati anche, ci sono invece fautori e sostenitori ad oltranza della validità in ogni tempo, in ogni luogo e anche in ogni lago, come diceva un cantante tempo fa, di questa forma di rilevazione dell'opinione pubblica. Allora dicevo, questo testo è uscito poco prima delle elezioni del 4 marzo, ma in effetti ho fatto due studi, uno sui sondaggi dedicati al referendum costituzionale, quello del 4 dicembre, che è il penultimo capitolo, e l'ultimo capitolo che analizza, prende in esame eh, tutti i sondaggi preelettorali fatti da gennaio eh, 2017, no, 2016, scusate, fino al, al periodo di silenzio elettorale, quindi fino a 15 giorni prima delle elezioni del 4 marzo. Ora non entro nel merito dei risultati, non mi interessa. Quello che mi interessa è sostenere questa tesi, cioè dire, adesso questo per chi ha perché bisogna sempre anche avere invece memoria del passato. Di questi tempi sono moltissime le analogie tra appunto gli anni che stiamo vivendo e i primi decenni del Novecento. Anche nel mio caso faccio un'analogia di questo genere, perché i primi anni del secolo scorso, soprattutto negli Stati Uniti, erano gli anni. In cui dominavano i cosiddetti straw polls o straw vote, cioè sondaggi o voti di paglia, che erano condotti di solito da testate giornalistiche. Ci sono appunto stati ovviamente esempi sia positivo, ma il 1936 è l'anno di rimente. Cosa succede nel 1936? Succede che eh, da, mh, la rivista Literary Digest, in occasione delle elezioni presidenziali del 1936 invia 10 milioni di schede pseudoschede elettorali a un campione selezionato attraverso gli elenchi del telefono o sto parlando del 1936 eh, e i possessori di automobili c'era appena stata la crisi del 29 sì gli stati uniti erano già un paese progredito ma non erano certamente un paese dove c'era una diffusione del benessere come magari si poteva immaginare praticamente di questi 10 milioni di schede inviate postalmente ne rientrano 2.300.000 circa. E la previsione fu a favore del candidato repubblicano con un distacco percentuale anche di un certo rilievo. Contestualmente tenete presente che questa rivista aveva fatto lo stesso lavoro nelle elezioni del 20, del 24, del 28 e del 32, quattro volte su quattro aveva preso. Il candidato che poi sarebbe stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Dicevo nel 1936 però, un ricercatore, un certo Gallup, che poi diventerà famoso, addirittura sarà sinonimo di sondaggio elettorale, dice: Faccio un Gallup, si intende faccio un sondaggio preelettorale. Insieme ad altri due ricercatori di marketing, Rupert e Crosley, lanciano diciamo, una sorta di sfida e dicono: Noi sosteniamo di essere capaci di fare una stima più attendibile del risultato delle prossime presidenziali lavorando con campioni molto più piccoli. E in particolare eh, quello che prese più, in maniera più, più vicina, naturalmente, vinse il democratico Roosevelt, e quello che aveva fatto il campione con meno casi, 3.000 contro 2.300.000, era stato quello che aveva previsto nella maniera più, più azzeccata il risultato effettivo. Ora, il problema appunto qual era all'epoca? Che fare rilevazioni basandosi su elenchi del telefono o registri automobilistici metteva, scopriva una gran parte dell'elettorato, perché chi non possedeva il telefono o chi non aveva un'automobile non sarebbe mai potuto essere selezionato nel campione. Ora, perché io dico che in modo più o meno analogo sta succedendo qualcosa di simile nei nostri tempi? Ovviamente oggi il telefono, qui parliamo ovviamente del telefono fisso, ecco questo è già un esempio, il telefono fisso, le utenze domestiche, una volta, fino diciamo, anche ai primi anni di questo secolo, potevamo pensare che coprisse il 90-95% delle famiglie italiane ma già adesso siamo probabilmente sotto al 60%, cioè molte persone hanno dismesso l'utenza fissa telefonica per ragioni che adesso non ci, sta, non ci interessano, ma perché? Perché hanno altri sistemi di comunicazione, magari anche più economici, e quindi la copertura del campione, che già era un problema al tempo in cui ci fu diciamo, il dominio delle interviste Cati. Interviste Cati per chi non lo sapesse sono le interviste condotte attraverso la telefonia fissa. Quindi si, fa, si compone casualmente un numero telefonico, si aspetta che qualcuno risponda. Se risponde qualcuno, gli si fanno delle domande per capire le condizioni, diciamo di età, di genere e quant'altro, e poi eventualmente si fa un'intervista. Ora questo lo posso saltare. L'altra novità che volevo, adesso le slide, tanto per chi volesse, ci sono approfondimenti e altre cose. Il 2015 e il 2016, diciamo, sono stati due anni orribili per i sondaggi. Già in realtà c'erano stati precedenti grosse defaianze. Ma il 2016 in particolare, credo ce lo ricordiamo tutti, e sto parlando a livello internazionale, è vero che la Brexit si è risolta per una differenza di due punti percentuali, ma certamente era scontato, stando alle previsioni, che non vincesse la Brexit, così come l'elezione di Trump, che anche qui è vero che sul piano dei voti ha preso circa due milioni e mezzo di voti meno della Clinton. Ma siccome il sistema elettorale funziona con le sue regole, anche qui, e tra l'altro, è stato uno che ha sbaragliato 16 diversi antagonisti del Partito Repubblicano, cioè li ha fatti fuori tutti. E anche qui all'inizio era sempre dato come il perdente, era sempre perdente, alla fine ha vinto lui. Ma ci sono stati altri casi, le elezioni in Grecia, ma, insomma, ne possiamo dire. ma le stesse elezioni del 2013 in Italia con appunto la sorpresa imprevista nella quantità del risultato del Movimento 5 Stelle. Ora, il problema è appunto, e appunto a seguito di questi problemi, adesso questo lo dico così e poi non lo dico più, nel 2016 l'Istituto diciamo, Gallup che porta, prende il nome del fondatore dell'Istituto Gallup, che è quello che appunto diciamo, ha diffuso l'uso dei sondaggi politico-elettorali nella maniera in cui si continuano più o meno a fare ancora oggi e un altro istituto statunitense il paper research center hanno praticamente abbandonato il eh, chiamiamolo il mercato dei sondaggi politico-elettorali perché? Perché ritengono e lo ammettono e in questo c'è un'onestà che io rispetto che date le condizioni attuali di frammentazione degli, della popolazione degli elettori in tante diverse arene, alcune reali, alcune virtuali, di fatto rende impossibile raggiungere un campione rappresentativo di elettori. Questo è il problema grosso che appunto non è ancora oggi risolto, anzi direi che siamo in una fase di transizione, cioè mentre fino ripeto, a tutti gli anni 90, i primi anni del 2000 ancora si riteneva che con il sistema telefonico fisso si potesse raggiungere un campione non dico casuale, dico rappresentativo, essendo una buona appro approssimazione dell'intero elettorato italiano, oggi per fare ciò o per provare a fare ciò è necessario integrare diverse tecniche sia di campionamento ma sia anche di rilevazione, cioè una parte di interviste continuano a essere fatte ancora con il Cati, e anche qui c'è già un altro nodo problematico: non si riesce a capire. Qui do atto al dottor Piepoli di essere l'unico istituto, i sondaggi Piepoli sono fatti con una tecnica mista Cati-Cawi, di solito fa circa 500 e dispari interviste, 505, 506. Di cui il 70% fatte con il Cati e il 30% fatte via Caui. Comunica anche correttamente quanti sono i tentativi, cioè i contatti, e quanti fra le persone contattate hanno o rifiutato, o non sono state reperibili, eccetera. Queste regole andrebbero osservate da tutti quelli che fanno i sondaggi, perché è richiesto dalla normativa vigente che vi siano, vi sia l'obbligo, ovviamente, qui parlo dei sondaggi. Politico-elettorali che vengono diffusi sui mass media. Ma in generale le regole vanno anche per gli altri sondaggi. Queste cose invece sono ancora oggi praticamente oscure, tranne appunto, ho dato atto all'Istituto Piepoli, tutti gli istituti che conducono sondaggi attraverso tecniche miste, non si riesce a sapere come dosano il campione in base appunto alle interviste fatte con l'una o con l'altra. Allora è chiaro che eh, questo, e ci sono altre manchevolezze che poi segnalerò. È chiaro quindi che questo rende anche difficile per chiunque abbia interesse, che non sia solo l'interesse di vedere il risultato, poi se ci piace ci crediamo, se non ci piace diciamo no, questo sondaggio è fatto male, poi non si sa bene sulla base di che cosa. In realtà appunto quello che andrebbe comunicato nella maniera più trasparente possibile è come sono sta in quali condizioni è stato fatto quel dato sondaggio, perché sembrano tutti uguali, per certi versi i risultati poi si assomigliano pure, ma in realtà non lo sono affatto. Ora tenete presente che fino al giugno 2016, eh, no fino a novembre 2016, quindi in occasione dello studio che ho fatto sul referendum, il 30% di tutti i sondaggi preelettorali sul referendum erano ancora condotti esclusivamente con la tecnica CATI. E questo significa, ripeto, raggiungere una popolazione se dice bene al 60%. Poi non è che si può fare il miracolo Usando ponderazioni o non so che cosa, per riuscire a riprodurre al 100%, ovviamente più un piccolo, l'intera popolazione. Ancora oggi, cioè io ho finito di caricare gli ultimi sondaggi di giugno, quindi pochi giorni fa, ancora oggi solo Cati siamo tra il 18 e il 19% di sondaggi fatti solo con il Cati. Mentre la, si sta prendendo piede, si, stanno, diciamo, si sta affermando, ma ancora non è predominante. La metodologia mista cati cami cavi, che significa cati telefonate al domestico, cami, telefonate su cellulare dispositivo mobile. Ora tenete presente che diciamo, gli elettori sono circa 50 milioni. Le simmattive sono 83 milioni, qui addirittura siamo in un caso che esistono più sim che non persone, oh, però c'è il problema che non è possibile, non sarebbe possibile accedere ad elenchi, mentre per la telefonia fissa esistono gli elenchi telefonici, non esistono cose analoghe per i dispositivi mobili, cellulari, smartphone e compagnia bella. E poi c'è il CAUI, il CAUI è ancora peggio perché CAUI è in realtà qui non si capisce come vengono raggiunti via CAUI. O meglio, c'è solo un istituto che è la Acqua che dichiara di aver costituito un panel telematico di 2000 elettori. Si capisce, ma non è scritto chiaramente, che sono sempre gli stessi 2000 e che vengono settimanalmente interpellati sempre per le intenzioni di voto eh. ora però il problema è come hanno scelto questi 2000 da quale fonte da quale archivio da quale elenco e soprattutto un panel che viene intervistato per un tempo prolungato induce quello che io chiamo l'effetto della professionalizzazione dell'intervistato cioè a lungo andare il panelist, cioè quello che sta dentro il panel, eh, comincia a essere più attento, più sensibile, più interessato, può avere anche più voglia di, come dire, rafforzare la sua, le sue preferenze, eccetera, eccetera. Quindi non è che il panel, voglio dire, può essere considerato una soluzione ottimale. Quindi, ricapitolando, quando si diffondono questi risultati, bisognerebbe che, in questo caso soprattutto i giornalisti, ma comunque quelli che espongono al grande pubblico questi risultati, riuscissero a comunicare nella maniera più semplice, più facile, più comprensibile possibile per gli elettori, spettatori interessati, cosa c'è dietro quei risultati. A cominciare anche dal dire chiaramente qual è la numerosità dei campioni. Perché quando si danno le percentuali riferendole al totale degli elettori o addirittura quando si va a discutere lo 0,1% in più o in meno come un cambiamento significativo, qui siamo nell'ambito della fuffa, dell'aria fritta. Io la chiamo o spannometria o nasometria. Non capisco come si possa ancora oggi non avere... Quel minimo diciamo, di accortezza per rendersi conto che queste cose non hanno senso o addirittura sono fuorvianti. L'adozione allora, di tecniche miste di rilevazione, ovviamente, dovrebbe da un lato risolvere un problema, cioè riuscire a garantire la copertura della popolazione che invece non si può garantire ma dall'altro dall lato ne crea di nuovi. Ecco, siccome ho poco tempo, io li ho elencati qui e chi volesse può trovare questo elenco. Ecco, non posso non dare anche un cenno a quello che è l'attività della cosiddetta autorità di garanzia AGCOM, che in materia appunto di diffusione e divulgazione dei sondaggi ha prodotto regole, regolamenti, siti usando soldi pubblici, eccetera, eccetera. Allora, andiamo anche qui subito al sodo perché il tempo purtroppo è tiranno. Ogni istituto i cui risultati di sondaggio vengono diffusi da un mass media è tenuto a compilare un documento che richiede queste 15 voci. E sono tutte voci obbligatorie. Ovviamente ci sono cose ovvie. Il titolo del sondaggio, chi l'ha fatto, chi lo ha comprato o chi. Qui c'è committente e acquirente che sono distinti. Quando è stato realizzato, su quali mezzi è stato diffuso e compagnia bella. I punti diciamo, che io ho sottolineato sono quelli più delicati: cioè metodi di campionamento, inclusa l'indicazione se si tratta di un campione probabilistico o non probabilistico. Ora qui ci sarebbe da fare un intervento ad hoc. ma lasciamo perdere che non, non ci riuscirei a articolare un discorso coerente. E l'eventuale ponderazione. Ora, eventuale si può cancellare, sono sempre ponderati. Il problema è che però non basta dire dati ponderati, bisognerebbe pure far capire come lo fanno questa ponderazione. Ovviamente non se ne sa nulla. Poi, altro punto rilevante, la consistenza numerica del campione di intervistati, e questo viene rispettato, ma non sempre invece si indica numero e percentuale dei non reperibili, dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate. Poi altra cosa, quando si fa un sondaggio preelettorale, non può essere che non si sia un certo, una certa un certo quota di elettori che si dichiara indecisa, perché capirai in specie di questi periodi, anzi così come non può essere che non ci siano lettori che dichiarano la loro intenzione di non votare, cioè dichiarano di volersi astenere. Quindi andrebbero anche fornite le informazioni sulla quota di persone che hanno detto di essere indecisi e di non avere intenzione di andare a votare. Allora, questa vedete la distribuzione semplice di frequenza delle varie. Io ho analizzato 339 sondaggi dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2018. E come vedete c'è un variegato insieme di dosaggi, ma sembra si stia imponendo il, la tecnica mista, mette insieme Kati, Kami, Kawi. Però ci sono anche 17,7% di casi solo Kati e Kawi, c'è quasi un 11% di casi solo Kawi. Ora, questi sono i sondaggi che secondo me andrebbero vietati, perché non sono sondaggi, cioè non rispettano il requisito che viene chiesto anche dalla GCOM, ma anche da, da quello che è il senso comune, perché si possa parlare di sondaggio. Cioè, questi sono, lo dico molto chiaramente, sono autoselezioni, ci sono persone invitate, persone che si sono iscritte magari a un blog, a un sito, a non so cosa, che vengono invitate a rispondere. E se vogliono rispondono, se non vogliono ovviamente non rispondono, ma è ben lungi dall'essere assimilabile alla, a quello che è una selezione casuale di potenziali intervistati. Ora, qui abbiamo una scomposizione di dati interessanti per metodo di rilevazione e riguarda sia la numerosità del campione che la prima colonna. Sia il numero dei contatti, allora farla breve. Per fare 100 interviste con il Cati io devo intervistare 500 persone, cioè devo cercare, devo fare 500 contatti per poterne a casa 100. Come vedete, questa è quindi la percentuale di tasso, diciamo, di successo di interviste effettuate. Con il Cati Camiwan eh, Kamikawi siamo al 15% quindi molto più basso il pane vi ho detto è un discorso a sé perché io recluto 2000 persone e con loro instauro un rapporto di duratura nel tempo il kawi che qui risulterebbe essere buono come valore perché il 37% di successi in realtà e questa è un'altra cosa appunto che io denuncio solo in due casi, in due sondaggi su 37 fatti con il CAUI, si ha praticamente questa informazione. Quindi è una, un valore del tutto inattendibile perché, perché sono solo due casi su 37 su cui noi possiamo fare questo calcolo. Tutti gli altri invece non danno conto di quante sono le, i tentativi, i contatti e di conseguenza i rifiuti. Allora lasciamo perdere questo che non va bene. Allora andiamo, vado a chiudere. Mancano anche molto spesso, le informazioni sugli indecisi mancano in due casi su tre. Mentre gli astenuti uh, e eh, due su tre c'è la, pre la presenza, cioè quantificano la percentuale e uno su tre non la, non la presentano. Allora, io alla fine ho preso sei elementi che secondo me discriminano e ho costruito un indice di completezza informativa dei sondaggi. L'indice varia tra 0 e 1, 0 nessuna delle sei informazioni, una tutte e sei, poi naturalmente qui vedete si va da punto 17, che vuol dire che nel 9% dei sondaggi che ho analizzato è pre riportata una su 6, nel 9,4% due su 6, quelli che fanno meglio cioè che riportano 5 su 6, sono il 30% dei casi, che può essere, come dire, un risultato buono, ma anche per me molto poco buono. Se lo andiamo a scomporre nel, rispetto al tipo di tecnica di campionamento rilevazione, ci rendiamo conto che il valore più basso è fra i sondaggi solo CAUI, che qui siamo praticamente tra uno e due informazioni su sei, ma anche il kati e il kati cioè praticamente voglio dire tutti e tre i sistemi che combinano due o tre tecniche diverse, presentano risultati molto meno chiari, trasparenti e completi. Queste cose, dovrebbero, a mio avviso, dovrebbero essere sanzionate dall'autorità è preposta a fare anche questo tipo di lavoro. Invece eh, è così, completamente, ripeto, credo che, non so se, voi siete anche un pubblico esperto, non so se vi siete mai interessati a cosa c'è dietro una co a quel prodotto che chiamiamo sondaggio, qual è il tipo di tecnica impiegata per le interviste, qual è il tipo di campione che hanno fatto e così via. Non so se voi avete mai letto uno di questi documenti informativi per farvi un'idea di come sono appunto redatti. Eh, si potrebbe fare una casistica divertentissima, perché si trovano anche delle cose molto stravaganti in questi documenti, però ci vorrebbe tempo che adesso non abbiamo. Io quindi concludo qui ringraziandovi. Grazie professor Di Franco. Beh, è evidente che le preoccupazioni del professor Di Franco siano legittime. E, da statistico metterei un po' di ordine su queste, queste preoccupazioni. L'esigenza prioritaria per avere un risultato attendibile penso sia quello di avere un campione statisticamente rappresentativo. E per avere un campione rappresentativo è evidente che dobbiamo riferirci a un campione probabilistico, quindi i campioni non probabilistici non servono per fare induzione, quindi per fare inferenza e quindi per gli scopi preditivi che caratterizzano l'analisi dei dati che si basano appunto sul campione. Eh, io mi preoccuperei del disegno campionario, quindi della individuazione opportuna, della numerosità campionaria e della tecnica di campionamento che, statistico che deve essere utilizzata per la selezione delle unità statistiche, quindi delle persone da intervistare. Eh, I vari sistemi CATI, CAWI, CAPI, CAMI sono degli strumenti per acquisire informazioni, quindi io penso che Bisogna inizialmente selezionare opportunamente il campione. Se poi quell'individuo lo in, individuiamo, quella, quella persona viene individuata attraverso telefono, web, quindi posta elettronica, quello è un problema secondario perché la vera eh, cioè la rappresentatività del campione o la non rappresentatività del campione è quella che contribuisce ad avere un risultato sbagliato. Quindi è una delle componenti questa. La tecnica di somministrazione, beh, se, se io non riesco a, a contattare quell'individuo quell selezionato nel campione telefonicamente, allora sono legittimato a utilizzare in una strategia di, di tecniche, utilizzare il cellulare piuttosto che eh, un'email, che ne so, mando un'email oppure un'email con il link o col questionario elettronico. Eh, questa è la componente importante su cui riflettere, perché eh, poi c'era anche il discorso dei vari sondaggi eh, eh, sbagliati su Trump, cioè io, la, maggior parte delle, la maggior parte delle previsioni che sono state fatte in occasione dell'evento elettorale degli Stati Uniti indicava non Trump vincitore. Io interagendo con un collega della Columbia University che si, di questa, si è occupato anche di questa, di questa situazione elettorale, Andrew Gellman, lui individuò esattamente, perché è un eccellente statistico, individuò una previsione di elezione di Trump. Ci riuscì. Perché ci è riuscito? Perché ha utilizzato opportunamente gli strumenti statistici, sia per tener conto della componente erratica, quindi dell'errore accidentale che caratterizza il processo induttivo da campione a popolazione, ma sia perché conosceva bene gli strumenti per tener conto, e in statistica ci sono, anche dell'errore sistematico. Quando una persona ha paura di dire che voterà Trump per vari motivi, beh, è ovvio che va a documento del risultato del sondaggio elettorale. Però, se siamo in grado di tener conto anche della componente dell'errore sistematico, nella, quindi dell'errore complessivo dovuto alla parte accidentale dell'errore sistematico, beh, in quel caso le, eh, si può in qualche modo individuare delle eh, previsioni attendibili. Questa è una parte, questo è tutto ciò che riguarda la fase pre-osservazionale, ma poi bisogna saper fare anche l'analisi del dato. La famosa forchetta che viene utilizzata dai sondaggisti, che non è nient'altro che un intervallo di confidenza, beh lì... Anche lì bisogna saper utilizzare opportunamente gli strumenti metodologici di analisi dei dati. Certo, se sbagliamo il campione ereditiamo quell'errore che si cumula anche all'errore della, della, della sbagliata metodologia che abbiamo, adottare, abbiamo adottato. Quindi capite bene che il risultato finale eh, dipende da tanti momenti che, se percorsi in maniera corretta, permettono di raggiungere l'obiettivo comunque è un risultato attendibile dal punto di vista del, eh, dell'indagine, quindi della previsione elettorale. Devo dire che sicuramente abbiamo, la nostra conoscenza è accresciuta attraverso questa interazione delle diversi, dei diversi speakers, dei diversi relatori che in qualche modo abbiamo ripercorso quello che era l'obiettivo, che è l'obiettivo della conferenza cioè quella di agire sull'informazione manipolandola opportunamente, riducendo l'incertezza e quindi al fine di avviare un processo decisionale consapevole. Un percorso da fare insieme, infatti nell'ambito degli studi elettorali lo studio deve essere condotto da persone che hanno competenze diverse, lo statistico, il geografo, il sociologo, lo scienziato politico, eccetera. Sono emersi degli aspetti molto interessanti nell'intervento appunto del professor di Franco, le difficoltà e le criticità che emergono soprattutto, lui si è concentrato sulla parte preosservazionale, quindi del disegno campionario e delle tecniche che vengono utilizzate in maniera no, più o meno appropriata. Il professor Passarelli beh, ha individuato, ha colto l'informazione, eh, ecco il discorso della granularità del dato, dicevo, e ha analizzato, in maniera disaggregata il dato e ha fatto vedere come effettivamente ci sono dei comportamenti su cui è possibile fare, mi è piaciuto in particolare lo studio sulla cosetta orografia, orografia del eh, politico elettorale, quindi legato alla situazione territoriale, e, e avete visto che più delle volte lui ha rappresentato graficamente gli studi, eh, la situazione è molto complessa, infatti gli andamenti sono poco lineari e quindi è difficile, come ho detto, e istantaneamente, la mia reazione istantanea impulsivamente è difficile fare inferenza in situazioni complesse di quel genere. Però, ecco, a livello descrittivo esplorativo, il professore ci ha evidenziato: il professor Passeri ci ha evidenziato delle regole che in qualche modo bisogna cogliere per acquisire delle informazioni per quindi successivamente avviare processi decisionali che sono in grado di metabolizzare informazioni di quel tipo. E, e la dottoressa Ferrara beh, ci ha fatto vedere come, una, secondo me, una novità da stigmatizzare, quella della definizione di domini elettorali, questi collegi elettorali, che non si basano solamente su un cruscotto di indicatori, oppure da, si basano su uh, unità territoriali di riferimento come i sistemi locali del lavoro che utilizzano a loro volta degli indicatori. Ma il valore aggiunto sta nel saper formalizzare i vincoli che sono posti per legge, quindi non soltanto i vincoli di contiguità, ma molti altri vincoli, metabolizzarli e inserirli nella procedura metodologica, ma tener conto anche di strumenti metodologici, quindi di veri e propri metodi statistici che consentono di analizzare questi indicatori. Quindi non una mera applicazione degli indicatori, ma una loro analisi. Quindi non soltanto mera applicazione dell'indicatore, ma un'analisi attraverso... Attraverso gli strumenti metodologici complessi. E l'Istat questo l'ha dimostrato perché, evidentemente, questi collegi elettorali non servono solamente per far votare, ma servono anche per avviare studi di natura socio-economica a livello territoriale. E abbiamo visto come infatti la coesione interna è più forte proprio perché si tengono conto di queste informazioni legate, che ne so, alla componente spaziale e anche aspetti di natura temporale. Eh, dottor Piepoli ci ha dato delle indicazioni molto interessanti per quanto riguarda e degli spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda quella lettura sociologica di dicotomia nord-sud, quindi di comportamento elettorale nord-sud legata al discorso della uh, povertà, poveri-ricchi. Probabilmente ecco, anche qui avviare dei, delle indagini più approfondite, quindi dei sondaggi che consentano di studiare questa sua intuizione. Ovviamente tenendo conto delle, eh, di quanto ci ha detto il, il collega Di Franco, quindi, però per lei non è un problema perché ha stigmatizzato la, uh, la metodologia uh, adottata dal suo istituto, che combinando opportunamente queste strategie fornisce sicuramente dei risultati attendibili, ecco, sarebbe interessante, ecco, magari può darmi delle indicazioni, cercare di eh, avviare degli studi ex post e quindi tener conto di altre variabili che magari possono emergere da sondaggi, da sondaggi ex post, quindi sondaggi successivi all'evento elettor elettorale e quindi, darci quella sua quindi corroborare la sua intuizione con evidenze empiriche. Magari può darmi un'indicazione in tale, tale direzione se siete intenzionati a fare dei delle indagini e quindi eh, sì, noi, noi inseriamo noi inseriamo sempre tutte le settimane in funzione proprio dell'attento a professor Di Franco eh, delle informazioni che mano a mano ci servono per corroborare informazioni precedenti quindi abbiamo lavorato parecchio sulle elezioni del 4 di marzo. E in ogni caso i dubbi rimangono sempre, perché una cosa è la popolazione nel suo complesso e quindi la generalizzazione. Una cosa sono singoli cluster o gruppi di popolazione, un determinato comune che si trova in un'area di un determinato colore che è di un colore totalmente diverso. E allora l'esame diventa un esame più particolare. Ad ogni modo eh, diciamo che eh, noi attendiamo sempre dal punto di vista nostro qualche grosso investitore a cui piaccia eh, diciamo, spendere dei soldi in questo perché il costo delle ricerche elettorali è piuttosto elevato e quindi ci attendiamo questo. Come eh, capita perché le nostre ricerche sono per la le ricerche di coloro che fanno ricerche di opinione e quindi sondaggi elettorali, sono una parte abbastanza marginale del lavoro di un istituto di ricerca. Noi lavoriamo per Barilla, lavoriamo per Ferrero, lavoriamo per Enel, eh, lavoriamo per Alitalia quando esiste l'Alitalia e eh, diciamo quindi a periodi, a, periodi, a decadi. Per decadi abbiamo avuto il cliente l'Italia e per decadi non l'abbiamo avuto. Cioè, eh, cioè per aziende che pagano i sondaggi molto di più che un'azienda di tipo giornalistico che è il normale cliente di un prelettorale. Ecco, questo è il punto di riferimento. Eh, penso che faremo del fundraising su questo per poter avere fondi e poter migliorare la no le nostre performance in materia. Se no, l'attenzione che eh, Di Franco eh, ci ha, attribuisce e su cui eh, ringraziamo per il suo giudizio lusinghiero è, è l'unica attenzione possibile, stare attenti mh, come cani da tartufi sull'informazione e soprattutto sui segnali deboli, perché arrivano dei segnali deboli e magari ci studiamo. Ci, interagiamo tra di noi in pro e in contro del segnale debole ma questo segnale debole sarà forte per esempio tra due mesi, tra tre mesi e, e o lo individuiamo subito o ci troveremo con un segnale forte e tutto questo è legato diciamo a una probabilità soggettiva elevata su cui guardiamo i fenomeni c'è un grande maestro c'è stato un grande maestro a Roma della probabilità soggettiva, Bruno De Finet che era un'eminenza, è stata un'eminenza europea e anche mondiale in questo campo. E io sono uno degli allievi di Definetti, cioè che la probabilità soggettiva, cioè l'attenzione all'informazione, al segnale debole, è forse l'unica discriminatoria tra un buon sondaggio e un sondaggio mediocre. Quindi questo è quello che posso comunicare. Noi certe volte passiamo le notti su un'informazione. Recentemente ci è capitato su Torino 26. In cui abbiamo passato le notti, per, perché il problema è verificare quelle 3, 4, 5 informazioni che hanno un determinato senso, se questo senso aumenta o meno nell'immediato futuro, o si spegne. Ecco, questo è un problema di filosofia, filosofia dell'attenzione. Senza questa filosofia non si può fare questo lavoro. La ringrazio, sì, diciamo, in effetti è così, dopo lei mi ha richiamato Bruno De Finetti che io da statistico, da studioso anche eh, riconosco come sì, c'è una somatizzazione della probabilità alla Kolmogorov, però probabilmente l'interpretazione soggettivista di De Finetti è stata è qualcosa di superiore rispetto sì. alle altre impostazioni, eh, sì, eh, in effetti è questo che volevo dire, il fatto che poi in qualche modo probabilmente... Alla base di quello che diceva esistono delle strutture latenti che in qualche modo giustificano quello che si manifesta, nel senso che manifestarsi nel senso del voto. Ed era quello che anche notavo nell'intervento della Ferrara. Vedevo quel comportamento particolare dal nord al sud del Movimento 5 Stelle e, e, e quindi dal centro al sud, quindi anche lì una sorta esatto. di dicotomia. Probabilmente, che ne so, legato al fatto eh, si vedeva pure un atteggiamento dalla parte del nord est, no? quindi, eh, quindi era lo studio condotto sul titolo di, di studio e comportamento elettorale, è dovuto forse al fatto che probabilmente essendoci una forte diffusione di fabbriche, pensano subito a lavorare e quindi entrano subito sul mercato probabilmente uno studio congiunto e l'Istat questi dati ce l'ha tra le, a livello territoriale tra, le mappe, eh, eh, tra i, le mappe dei collegi elettorali, i distretti industriali ad esempio, probabilmente può dare in, questa, questa, fare un matching di queste informazioni può dare delle risposte alle evidenze empiriche emerse. Non so se c'è tra il pubblico qualcuno che vuole fare una do, qualche domanda. Io fare una domanda. Prego. No, ehm, come si coniuga il fatto che noi, cioè che c'è un atteggiamento, ci sentiamo più europeisti, diciamo, più europei, no? un popolo europei, con un invece mh, partiti al governo attualmente che sono eh, sovranisti, cosiddette sovranisti, e che abbiamo visto in questo periodo stanno facendo una politica non <ride> europea, insomma, dal mio punto di vista. C'è una spiegazione con questo? Ah, intanto la, la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle sono molto diversi, sia in termini di partito che in termini di elettorato. E in particolare il Movimento 5 Stelle al proprio interno presenta una grande varianza, cioè di un elettorato che va da posizioni diciamo, di sinistra e eh, estrema sinistra fino a posizioni di estrema destra perché altrimenti non arrivi al 33% solo con uh, il voto anticasta, diciamo così. Ecco. Um, detto ciò, c'è una diversità di posizioni proprio sulle policies e in particolare sull'Unione Europea. Cioè, mentre l'elettorato della Lega Nord è tetragono contro, sia in termini di identità che in termini di... Qui, qui parlavamo di tutti gli elettori italiani, quindi se scomponessimo vedremmo questo. Quindi può essere enfatizzato da questo aspetto, eh, da questa diversità all'interno dei partiti: eh, contrarietà alle politiche, quindi politiche sostanzialmente economiche, politiche di regolamentazione. Mentre un dato acquisito, perché quella la generazione cresciuta con le istituzioni dell'Unione Europea. Quindi sostanzialmente anche gli imprenditori di cui parlava il professor Durso de, del Triveneto non vorrebbero mai i dazi doganali perché sono aziende votate e vocate all'esportazione. Eh, anzi, sono quelli, proprio nel caso della Lega, che chiedono l'abolizione dei dazi doganali, in quel caso nel, nel contesto del, della Russia, però per dire che che c'è questa contraddizione. Quindi eh, l'elettorato del Movimento 5 Stelle è molto più differenziato rispetto alla Lega Nord e anche al suo interno. Ci sono elettori che sono molto, ad esempio, orientati all'apertura uh, sui diritti civili mm. rispetto a una componente che invece è molto più conservatrice, se vogliamo usare questa, questa dicotomia quindi il dato poi che abbiamo come sintetico risente di questa diversità e quindi abbiamo un'identità diffusa anche tra coloro che sono molto critici e invece sugli aspetti di policy in senso stretto si marca di più la differenza almeno io la vedo in questo modo yeah. ci sono altre domande? sì disponibilità, provocatoria ma in due parole, Cambridge Analytica eh, visto che si discute di incertezza, di consapevolezza di scenari di trasformazione no? Cambridge Analytica che propone di interrogare un grande questionario psicosociale, che propone di interpellare un panel enorme attraverso strumenti anche innovativi, non è forse il nuovo traguardo, chi riesce effettivamente ad avere gli strumenti per riuscire ad avere questa capacità di interrogazione, non fa un salto di qualità e diventa estremamente competitivo, riesce a restituire informazioni finora inedite. Quando si dice che al di là degli abusi che adesso non ci interessano, questo non è un discorso che è per noi interessante, ma quando si dice che è capace di intercettare 214.000 italiani iscritti a social network, 87 milioni in tutto il mondo e che addirittura con 68 like riesce a dare... E a restituire informazioni non soltanto sull'affiliazione politica ma anche sull'appartenenza religiosa piuttosto che l'orientamento sessuale e addirittura il colore della pelle con 68 like. Non è forse questo un nuovo strumento che va messo anche nel kit appunto, di chi si occupa di sondaggi politici e peraltro può essere anche indicativo di un modo diverso di lavorare per chi fa statistica, indagine sociale e così via. Vuole rispondere, cioè, diciamo. Sì, allora naturalmente questa è la moda del momento, cioè si sta parlando già da tempo addirittura di web semantico, di intelligenza artificiale applicata ai big data e cose di questo genere. Io, naturalmente, una risposta non ce l'ho, teniamoci, nel senso che è un settore che io non coltivo, ma per quello che l'idea che mi sono fatto io. Cioè sono, io vedo più rischi che non benefici, o meglio, se si tratta di pianificare alcuni servizi, per esempio i servizi di trasporto, sulla base della rilevazione dei flussi di traffico, sulla base appunto di, eh, di informazioni che oggi effettivamente sono facilmente accessibili e che possono quindi essere usate a razionalizzare sistemi. Io questo lo vedo fattibile e, lo, e so che già anche in alcuni casi è stato già fatto. Ma quando si dice appunto con 68 like io posso sapere di te più di quello che tu stesso sai di te, io qui sinceramente non ci credo. Cioè, dubito, non mi sembra eccessivo, come posso dire. È chiaro che forse più che 68 like se io comincio a tracciare il profil e profilare una persona visto che ormai mediamente le persone sono connesse in rete dalle 3 alle 4 e forse anche più ore al giorno e quindi appunto disseminano in continuazione informazioni di carattere personale, perché a seconda di chi, con chi parlo, eh, quali sono gli scambi che, su cui lascio appunto tracce, le foto che guardo, so, è chiaro che se io accuma sarebbe però un lavoro che richiederebbe l'attenzione che ha un investigatore quando fa un'indagine per accertare, cioè non lo so, ehm, mi sembra che sì, le possibilità ci sono, ce ne sono probabilmente tante, ma ci sono, vedo anche tanti rischi, così come il, il fatto principale è il fatto che l'uso di dati personali non dovrebbe essere permesso se non c'è un'esplicita prima consenso, ma prima del consenso io devo anche sapere a cosa do il consenso perché per esempio questa cosa che è successa con la Lega, no? Questa specie di lotteria, vinci, un, non mi ricordo se era una cena, insomma, queste app che, che sono diciamo, dei cavalli di Troia che uno pensa di partecipare a una lotteria, ma poi in realtà che cosa è successo? Per, per scaricare l'app tu devi accedere via Facebook. Quando accedi via Facebook devi dare il consenso a che cosa? A fatto che loro possono vedere tutta la tua rete di amici. E a quel punto lì uno entra in una trappola senza saperlo. Ecco, queste cose qui io le vedo come una lesione grave che appunto uno pensa di stare a partecipare a un gioco, o oh, al limite uno, eh, e in realtà, senza esserne consapevole, entra in un meccanismo finalizzato, in questo caso, a fare propaganda per, eh, per una parte politica. Ecco, vedo più questi rischi che non... Eh, Eventuali possibili non so, sviluppi sulla, sulla capacità di essere usati in sostituzione o integrazione di altre forme di rilevazione della, degli elettori o delle opinioni pubbliche in generale. Sì, direi stiamo parlando di fatto di, di nuove frontiere, e metodologie che si possono adottare per avviare studi di questo tipo. Al di là del discorso etico, effettivamente. Sono dei per, è un percorso che può in qualche modo corroborare ciò che viene solitamente fatto per studi di questo tipo, perché anche qui c'è evidentemente un problema di autoselezione, perché tutte le persone che stanno su web sono in qualche modo oh, oh, autoselezionate. Sicuramente non, non, sono presente, non sono un campione statistico, quindi eh, dobbiamo in qualche modo ecco, utilizzare... Con parsimonia questa informazione. Facciamole, in, avviamo studi di natura statistica, poi eventualmente affianchiamo anche queste cose. Però teniamo presente che ci sono problemi di autoselezione, ci sono altri problemi che in qualche modo possono inficiare i risultati finali. Comunque perché molta parte della popolazione non viene rappresentata, rappresentata su web. No? Quindi teniamo, possiamo affiancare una cosa del genere ma utilizzarla in maniera probabilmente. Ecco, sempre nell'ottica di studi eh, possibili, frontiere, studi elettorali, studi politici, eh, si può in qualche che sono di natura osservazionale, noi somministriamo dei questionari, facciamo delle richieste, però possiamo o, utilizzare quegli strumenti che vengono invece utilizzati nelle discipline come la medicina, cioè eh, gli studi di natura sperimentale. Ecco, questo sta avvenendo già in eh, discipline tradizionalmente di tipo osservazionale come l'economia o il marketing. E mi riferisco al neuroeconomics o neuromarketing, cioè l'utilizzo affiancare all'analisi statistica anche degli strumenti sperimentali che permettono di verificare in qualche modo se quello che ci viene detto è attendibile o meno. Lo si usa in finanza, no? per quelli che stanno in borsa, molte volte quando si fanno studi sperimentali hanno dei dispositivi che vedono, eh, rilevano l'umidità, il tasso di umidità. Quindi, quando aumenta particolarmente l'umidità, allora a quel punto vengono stoppati perché probabilmente lo stato emotivo può condizionare l'acquisto, la vendita di titoli, eccetera, eccetera. Lo si fa nella teoria dei giochi, lo si fa nel cosiddetto neuromarketing, quando si studia, ecco, noi diciamo, se somministriamo in natura di tipo. Osservazione un questionario, una persona diciamo ti piace questo, questa bottiglia d'acqua e quest'acqua, allora quella persona può dire sì o no, però probabilmente può dire qualcosa che è diverso da quello che pensa. E lì ci sono degli studi che vengono condotti in natura sperimentale che probabilmente ci dicono, c'è tanto da fare, che quello che sta dicendo è più o meno vero. Se vogliamo, ci diamo, diamo una misura di incertezza su quello che ha espresso la persona. Probabilmente è un percorso futuro su cui riflettere. Se non ci sono altre domande volevo ringraziare... Ah sì, prego. Eh, Facchini, eh, volevo fare due considerazioni sulle eh, spiegazioni, cioè almeno due, provare a ragionare un attimo sulla spiegazione degli andamenti elettorali ultimi. Io credo che si debba ragionare anche in termini di quali sono gli elettorati a cui questi partiti si rivolgono attraverso le loro parole d'ordine. la Lega ha fatto specificatamente un discorso più che nazionalista, un discorso anti immigrati e dall'altro un discorso sulla flat tax. Sono due politiche credo che si siano rivolte in modo specifico a quei contesti in cui da una parte sono molto presenti gli immigrati, allora la eh, famosa cartina d'Italia a me sembra di ricordare che nel nord Italia il tasso di immigrati supera sulla popolazione attorno al 10-12%, nel sud attorno al 2%, quindi come dire la presenza di immigrati è leggermente diversa e forse spiega anche l'atteggiamento eh, rispetto a questo problema. Lo stesso discorso sul uh, sistema fiscale. Io credo che il sistema fiscale sia di specifica attenzione brutalmente per i lavoratori privati, sia dipendenti che autonomi. I lavoratori pubblici, noi per esempio, credo quasi tutti noi, come dire certamente paghiamo le tasse, le paghiamo tutti. Ma i nostri stipendi derivano brutalmente dal sistema fiscale. Quindi, come dire, per i lavoratori pubblici eh, il sistema fiscale certamente pesa, ma credo che ci sia anche la consapevolezza che è quello che costituisce la fonte del proprio reddito. Per i lavoratori privati, non è detto che eh, le considerazioni siano le stesse. Secondo aspetto, per il Sud, non credo che sia una questione di eh, povertà, il Sud è sempre stato povero. La specificità è il tasso di disoccupazione, in particolare il tasso di disoccupazione eh, giovanile. Eh, il eh, 5 Stelle hanno la loro parola d'ordine è stata specificatamente quello del reddito di cittadinanza chiaramente rivolto ai disoccupati, quindi più che un discorso di povertà in senso lato, c'è un discorso di tasso di disoccupazione specifico. Poi c'è il PD che in fondo un po' di voti molti meno rispetto agli altri anni, beh, e si è salvati in alcune aree, per esempio il centro di Milano. Quelle parole d'ordine sono state quelle dei diritti civili, dei comportamenti individuali e quei voti li ha intercettati. Quindi io credo che si debba ragionare anche per le, specific le specifiche, diciamo così, connotazioni eh, in modo un po' più differenziato rispetto al ricco-povero che mi sembra... Una diciamo, dicotomia un po', un po' povera, ecco. Eh, vorrei credo che si debba articolare anche rispetto a questi aspetti, rispetto a un discorso demografico, presenza di anziani, rispetto a un discorso di appunto tasso di disoccupazione e anche rispetto, per esempio, a una presenza di microcriminalità, di quali sono le problematiche specifiche, cioè i partiti prendono anche i voti delle persone a cui si rivolgono. Grazie. Perfetto, grazie. Sperando di aver dato un piccolo contributo al processo decisionale consapevole, ringrazio voi e i relatori di questa sessione. Grazie. Ferrara, grazie mille. Grazie a lei, è stata una molto interessante lascio un questa video. volta. Grazie. Volentieri cerchiamo di continuare. Complimenti.